Quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano, in Italia, all'estero, su Spotify, iTunes, Google Podcast e ovunque ci sia possibilità di ascoltare Brasile. Un file audio. Nei prossimi momenti anche sulla Luna. Russia e Brasile continuano a essere in crescita, quindi ciao ai nostri amici russi e brasiliani. Non so chi voi siate, palesatevi. Perché magari non ho assolutamente idea di chi sia. Magari non devo fare uno perché è Putin. Magari fumble in russo vuol dire qualche cosa e la gente ci trova morte, per caso. Morte al capitalismo. Non lo sapremo. Non lo... E ci ascoltano tutti. Non lo sapremo mai finché i nostri amici russi non si palesano. Quindi se ci state ascoltando dalla Russia, fate un ciao su fumblegdr.it o sulla nostra pagina Facebook o su Twitter o su Instagram o su YouTube o su TikTok. Tutto il resto. Poco. Quei posti dove si ascoltano le cose. Esatto. Se ci state ascoltando in diretta, avete tempo ancora tutto domani e domenica per usufruire delle spedizioni gratuite sui nostri giochi. Fate come ha già fatto un sacco di gente questa settimana, compratevi Clotos, Gattai, Spartangi e la corte di Oberon. Non pagate le spedizioni. Qualcuno ha chiesto, ma io sto giocando a Rise of Tiamat. Come faccio a mettere a giocare? Posso, se compro Gattai, mi dici un modo per giocarci? E Claudio ha trovato un'immagine, non so da dove... di Tiamat Mech che combatte contro tipo i robottoni. Perché sono un maestro di GIF Fu, come ben sai. E quella è una GIF di Ultraman che combatte King Ghidorah di Godzilla. Che però c'ha le teste di colori diversi. No, è solo che la GIF è molto rovinata e vecchia. Okay. E Ghidorah comunque è un drago a tre teste. Quindi. Sì. Quando io utilizzo una GIF, non so da dove viene la GIF. Claudio sa qual è l'origine profonda di ogni GIF che esista. Ma perché Claudio, avete presente su Telegram che tu fai chiocciola GIF e metti il nome, lui esatto. Lo mette il codice direttamente. Esatto. Io vedo la matrice delle GIF, solo delle GIF, però delle GIF vedo la matrice. È così. Questa sera non giochiamo a Not the End, di cui avete sentito una preview settimana scorsa. E se ascoltate SideQuest, tra poco arriva una nuova puntata in cui abbiamo ribaltato tutto. Esatto, è un gioco diverso. È un gioco con, cioè, ha alcune cose diverse. È passata una settimana e dite, ma ci pensate così tanto? Sì, non abbiamo. Ma questa volta, visto che avete giocato a casa tua, te li sei ricordati i sacchetti? Sì. No, li ha dimenticati lo stesso. No, li ho dimenticati. Li ha buttati apposta per non giocare questa. Li ho dimenticati a casa e quindi erano lì. Finalmente. Però non è che me li sono ricordati, li ho solo dimenticati lì. Sei pessimo. Ma almeno è pessimo, coerente e costante. Quello sì. Pensa, se si fosse ricordato di portarli qua, li avrebbe lasciati qua e non li avrebbe. Sono io che ho fatto E vai! Questo è l'evento storico. Aspetta, sono emozionato. Fa mangiare un micato perché sono emozionato. Anche perché finiscono. Questi sono 10 voti in più figurativi per la petizione di change.org per far tornare Padre Flanagan. Se non l'avete ancora giocati, se non l'avete ancora votata e firmata, dovete andare a farlo. Se non sapete dov'è, la postiamo di nuovo nei commenti di questa puntata. Se non lo fa Claudio, lo faccio io come risposta alla puntata. Tanto l'altra volta ho detto che l'avrei fatto e l'ho fatto. È perché vero. Sono un uomo d'onore. Sono troppo samurai dentro di me, purtroppo e, per me. E soprattutto è così in realtà buono e zunderino. Non lo ammetterà mai, ma non ha fatto morire Padre Flanagan apposta in quella puntata. Sì, perché poteva farlo morire e nessuno di noi gli avrebbe detto niente perché è il gioco. Voi non avreste detto niente, ma quelli che ci ascoltano da casa si sarebbero lamentati. Per evitare lamentele da casa l'ho lasciato vivo. Ho cercato di lasciare nell'oblio. Sarebbe sopravvissuto nell'oscurità e nel vuoto del tempo. Probabilmente è nello spazio di Coriolis. E lui lascia la scheggia. È la teoria più accreditata. Io lo spazio lo sento. E se non lo credo. A proposito, ecco, noi non stiamo. La scoreggia, grazie. Ci chiudeva perfettamente Padre Flanagan. Dato che non stiamo giocando, era lui. Padre Flanagan ha fatto la scoreggia solamente quando doveva farsi passare per un vecchio rincoglionito. Per mascherare l'odore d'erba. Esatto. Per mascherare l'odore d'erba. Perché lui fa tutto con un senso. C'è sempre un perché alle sue azioni. Anche quando cadono cadaveri da sopra gli aeroporti. Esatto. Esatto. Che facevi... hai fatto finta di essere indifferente. Siete vabbè, delle brutte persone. Non stiamo. Non ho visto niente, non ho sentito niente. Beh, ma noi non stiamo giocando Padre Flanagan né a Not the End, stiamo giocando a Coriolis. Yes. Esatto. Sebbene non ci sia Gianni, ciao Gianni.
Ma non è un problema perché abbiamo lasciato il buon Eric congelato nella grafite e lo lasceremo congelato nella grafite. Per adesso è congelata. E la puntata era finita, che ci eravamo risvegliati dalla stasi. Avevamo scoperto, grazie a Bob, che dentro di noi c'era tutti un po' di oscurità, ma soprattutto in Gianni e Samad principalmente. No, Gianni e basta. Scoperto questo, Zero ha cercato di prendere la bacchetta per annichilire Eric. L'hanno convinto a non farlo. Non è che ha cercato la puntata. No, non l'ha presa. La bacchetta. Alla fine poi non l'ha presa, hanno discusso e quando Samad gli ha detto per una volta pensa prima di agire, Zero si è fatto un piccolo flashback. In cui scopriamo che lui ha ancora più oscurità probabilmente di Gianni, ma non se la ricorda. Ma non se la ricorda nessuno. Però tu te la ricordi adesso. Chi lo sa. Ora lo vedremo. Ilone è ancora addormentata. Sì. Però eravamo abbastanza d'accordo sullo svegliarla lei. Svegliare lei, non svegliare Eric. Esatto. E decidere cosa fare. E eravamo rimasti che se le vostre idee non mi fossero piaciute su come affrontare la cosa di Eric, io avrei trovato un modo per sparare. Esatto. Quindi a voi. Siamo nella camera di stasi. Piruliamo la camera di stasi di Ilona. Piruliamo un tecnico scientifico termine. Certo. Proprio. Io vorrei tirare tutti i tecnologici solo per vedere un fumble. È come Bogna, mandarla. Ti mettono sotto vuoto. Ah, non era. Era quello dei siluri, scusate. Per nel tappeto al solito il siluri. Quindi avvolto da un tappeto. Avvoltolata. Quindi siete tutte e quattro risvegliati. Credo che ci sono delle cose che dovreste sapere, Donna. Mi sono ricordata tutto. Anche noi. È vero. Eh sì. Chi più di altri? Quindi noi eravamo al tempio. Siamo stati al tempio e abbiamo visto l'oscurità. In realtà tu eri al tempio, noi ti abbiamo recuperato. Sì, ma avete visto anche voi quello che c'era all'interno della grotta? In più di un'occasione. E non solo hai visto l'oscurità, sei anche consapevole che in un qualche modo hai attirato l'oscurità. Sì, e che potrei fare qualcosa, però non lo so. Ci sono dei 98 milioni lì che dormono. Potrete stare qui. Salutiamo Corrado che finalmente riesce a seguirci in diretta perché normalmente sta in Giappone, adesso è in Italia. Grande Corrado! Sì. Non in Russia. E finalmente può ascoltarci in diretta perché è un orario normale per ascoltarci. Giustamente. E quindi cosa... Io mi tengo di sparte e giochicchio con uno dei miei talismani. Io tengo d'occhio Zero perché non mi fido assolutamente delle sue mosse. Quindi passerò il tempo a braccia incrociate di fronte a Zero a guardarlo torvo. E lui continua a guardare, sta giochicchiando tipo quando uno si allena a fare giochi con le monete col talismano. Guardando il talismano, non cagando con te, però. Non sta allora messicana di sguardi. Sì. Io non lo sto guardando. Questo quanto se stai. Cioè, io sto guardando le mie mani. Ah, scusa. Io invece mi sono tolto dall'asse Ron Zero cercando di allontanare me stesso e la bacchetta il più possibile da entrambi per sicurezza. E io invece guardo la capsula dove c'è Eric. Che lui non... Non credo sia il caso di risvegliarlo. Non per ora. Non fino a quando ne sapremo di più. Anche se in realtà fino ad oggi non si è rivelato pericoloso per noi, non è nemmeno sicuro liberarlo. Ma fino ad oggi nessuno di noi ricordava niente. Esatto. Chissà i ricordi cosa potrebbero scatenare. Esatto. In realtà non sappiamo nemmeno se lui non ricordasse qualcosa. O se attualmente ricorda, visto lo stato in cui di solito viaggia. Noi non abbiamo assolutamente... Comunque spesso i ricordi possono farti capire di essere una persona completamente differente da quello che pensavi di essere. E quindi... Beh, questo è vero. Abbiamo qualche dato. Guardate la puntata di Fumble di Final Fantasy. Facciamo qualche... ricerca. Abbiamo comunque un database abbastanza cospicuo, no? Quindi stiamo dando per assodato che qualsiasi informazione ci viene rifilata da Bob è un'informazione veritiera? Beh, sarebbe stata... Bob non è Al.
Pensa che menta, signore? Ma soprattutto saresti, cioè nel senso, fino a qualche secondo fa... C'è una possibilità che non è zero che il ridacchio... Roberto, però... Non zero che tutti questi ricordi in realtà ci siano stati impiantati da Bob. Sì, è possibile. Come tu eri disposto ad agire, di conseguenza io sono disposto a informarmi. E anche in realtà i valori di corruzione che abbiamo... Non ne siamo sicuri, sa per questo. Anche questo è vero. Anche se l'attacco dei dragoniani potrebbe dare un minimo di verità a questa affermazione. Ma potrebbe essere uno solo di noi corrotto, potremmo essere tutti corrotti, potrebbe essere la scala invertita. Non ne sappiamo, magari è la nave che è corrotta. Comunque l'attacco dei dragoniti è arrivato dopo che siamo stati in quella base scientifica. Infatti che potrebbe essere la nave stessa. Che... Non lo so, questo potrebbe essere. Comunque diciamo che a Eric non penso che faccia granché male dormire ancora un po'. Non abbiamo manovre ad alta velocità da fare. Io direi che per adesso... A questo proposito però, se ci dovesse inseguire qualcuno, noi siamo senza pilota. E per quanto lui possa essere un ubriacone maledetto... Posso guidare io la nave, signore? Fa impiccare la gente... È comunque un bravo pilota. È un ottimo pilota. E per quanto tu, Bob, sia un ottimo pilota, non sei un essere umano. In parte lo sono, signore. È vero. Si potrebbe dire lo stesso di Eric, in tutti i sensi. Però diciamo che solo uno di voi è stato un pilota, tutti gli altri no. La percentuale non è a nostro favore. Stai sentendo? Come vuole lei, signore? What? Quello che stiamo dicendo? Ma non mi sto rivolgendo, sto guardando Ilona, ma non mi sto rivolgendo a Ilona. Come stai sentendo quello che sta succedendo? Io ti guardo molto perplessa su... Cosa, di cosa stai parlando? Hai capito tutto di quello che è successo? Intendi nella grotta? Non solo. Ho avuto dei ricordi, ho vissuto quello che è successo. Perché hai questo dubbio, questa... Che cosa ti turba? Beh, guardo la cosa criogenica di Eric, ma in realtà non sto prestando attenzione a tutto quello, ma sto prestando attenzione a dentro di me. A te stesso, sì. In realtà quello che mi sono ricordata è che stavo facendo l'iniziazione del percorso del messaggero e a un certo punto ho sentito delle voci che mi dicevano che sarei stata l'araldo e che avrei potuto trovare un modo di contrastare l'oscurità. Cioè, questo non me lo ricordo, ma in quel momento... Ti hanno insegnato che può essere contrastata? Era una prova, ma in quel momento non ero pronta. Neanche il tuo maestro lo era. Penso che il mio maestro sia morto in quel momento. Che è, diciamo, l'espressione letterale di non essere pronti. Ma io non sono morta. In effetti questa cosa è curiosa. Noi siamo arrivati e ti abbiamo tirata fuori da lì, forse. Beh, non noi. Eric ti ha tirata fuori da lì. Però tu hai passato del tempo lì, senza che l'oscurità ti uccidesse. Avrebbe potuto, non era molto grande quel luogo. Quindi mi chiedo che cosa diavolo sia successo veramente e cosa volesse quel gin da te. Era una prova, ripeto. E comunque mi sono nascosta. Beh, non importa, questo non è che è una cosa indispensabile per quello che ci serve. Dobbiamo decidere la prossima mossa e anche in fretta. Beh, la prossima mossa è per forza arrivare a Coriolis e depositare il nostro carico. Sì. Sì. Ma se io tornassi nella caverna del tempio, potrei riprovare a fare la prova. A che scopo? Perché forse mi potrebbero spiegare come usare quello che mi hanno detto che posso fare. Bob. Sì, signore. Qual è lo status del nostro ospite? Il signor Gorbani? Mm-hmm. È lì nella capsula, signore. Sì, e lui? In che senso, signore? I suoi parametri fisici sono nella norma, non l'ho risvegliato per vostro ordine.
e quelli non fisici. Ti sta chiedendo la corruzione, Bob. Sì, sì. Sì, sì, signore, ho compreso. Non rivelo tracce di oscurità in lui. Non più marcate di un normale essere umano. Ed è stato in quella base per mesi? Beh, però l'oscurità che lo infestava l'abbiamo fatta sì, fuggire noi. È vero, è vero. Se n'è andata prendendo possesso dell'altro androide. Ci è anche costato parecchio. Sembra Ron. Però non è stato mai toccato dall'oscurità. Ti arriva un messaggio sul pad. Vibra sul polso. Signore, aumenti i picchi di oscurità in questa stanza. Non rilevo la fonte. L'unica cosa che è successa è stata quell'ondata di energia che mi ha sbattuto a terra. Quella ha colpito anche Gurbani, però. Sì. Non so darti una spiegazione, onestamente. Quando eri nel posto trincerato, hai mai avuto collegamenti che tu ovviamente a questo punto non consideri? Non credo. Magari non credevi fino adesso? No, non credo. Non è mai successo niente di strano nella mia vita. Ad eccezione di quello che già sai. Vedi che spezzo uno dei talismani. Lo metto via e tiro fuori un altro. Posso chiedervi qualcosa di molto semplice, ma anche molto peculiare? Prendo 7 punti, alzo 2 questi palli. Vi devo chiedere una cosa. Cosa? Può sembrare banale, ma vi devo chiedere di fidarvi di me. Se potete, uno per volta, uscire per 30 secondi dalla stanza. No. Allora, dato che io ho preso come Mystic Power l'altra volta premonizione. Perché sono stato toccato dall'oscurità, col cazzo che vi lascio senza. Se dobbiamo uscire, usciremo tutti. Certo, ho capito cosa intendi. Sì, possiamo andare tutti in sala di comando e fare lo stesso identico esperimento. Ho bisogno sigillando di questa stanza. Sì, sì, va benissimo. Ho bisogno di escludere delle fonti di potenziale. Vaffanculo, vi faccio leggere il messaggio, ok? Il mio senso di ragno non sta pizzicando. Fa niente, io vi faccio leggere il messaggio lo stesso. Mi ha dato un dark point. No, non ha ritirato. Ah, era solo il tiro per attivarlo. Ok. Io ve lo faccio leggere. L'unico vantaggio è che ti pizzica. Okay. Qualcosa pizzica. Allora, questi sono quelli accumulati? Sì, sempre lì sono stati. È lo scroto dei dark point. Allora, sì, prego. Scusate, siamo 805. Vi faccio leggere il messaggio che mi ha inviato sul pad. Bob, che dice che riceve dei picchi di oscurità nella stanza e non riesce a rilevare la fonte. Non può essere nessuno di noi se non riesce a rilevare la fonte. Questo non lo possiamo sapere. Dato che ci sono capitate cose strane, se andiamo in un'altra stanza ci allontaniamo da qui, perché ognuno ha la sua opinione su quello che andrebbe fatto qui, posso capire, e ci isoliamo, possiamo riuscire a capire se senza la presenza di Eric e senza la presenza di uno di noi i picchi si stabilizzano. Questo ci potrebbe dare qualche... sto cercando semplicemente di isolare le fonti. Quando sono sicuro che non siamo noi, siamo sicuri che non siamo noi, possiamo cercare altrove. E come facciamo a escludere che in realtà non sei tu essere la fonte? Chiediamo a Bob. Esatto. Lui non riesce adesso a individuare. Bob, domanda, perché l'hai detto a me? E solo a me? Signore, perché per lei è l'unico che non ha subito modifiche del DNA. Questo è vero. Pensavo fosse più saggio dirlo solo a lei, signore. Sì, ma Gurbani le ha subite? Le modifiche del DNA? No, Gurbani no, ha addormentato. Ma non è Bob, Bob è fedele al capitano. Non è stato colpito dall'onda anche lui? Sì, indubbiamente, ma potrebbe aver resistito. O magari non è l'onda che ci ha cambiato il DNA. Io, se sollevi un'ipotesi, non te la posso confermare. Bisogno di prove. Io dico a Bob: cioè, basta con queste cose da mangiare. Sono finite 10 minuti fa. Lo sai che ho voglia di dolce dopo il risveglio. Allora, mi cado oscuri. Beh, sicuramente l'oscurità che mi permea e mi cado, è che io riesco a divorarla. Allora, no, io in realtà dico: sto parlando con Bob, ma in maniera figurata. In realtà, sto parlando con loro. Gli dico: lo so, Bob, che avremmo un sacco di motivi per non fidarci gli uni degli altri, e adesso ognuno ha le sue
convinzioni a riguardo di quello che sta succedendo, ma per quanto mi riguarda siamo ancora in equipaggio e non è tenendoci cose nascoste a vicenda che risolveremo qualcosa. Adesso le cose è giusto che rimangano nascoste e dimenticate. Non fra di noi, non quantomeno quello che sta succedendo adesso. I fatti del passato sono nostri, sono vostri, ognuno ha diritto alla sua privacy. Questa è una situazione di sicurezza, io sento di potermi fidare di voi. Beato te. Ti guardo zero. A me va bene, Samad. Se vogliamo fare questo test, sono disponibile. Ron, a volte è un bene non pensare, cioè agire prima di pensare. Quando volano i proiettili, per esempio, pensare ti rallenta. A volte non c'è necessità. Io non sono d'accordo con quello che vuole fare con la linea d'azione di Zero, ma se avesse deciso di agire prima di pensare, staremmo già combattendo in questo momento. Quello che dice è giusto, Samad. Anche se penso che tu abbia calcolato male la situazione. Penso che i proiettili stiano già volando. Da qualche parte i proiettili volano sempre. Noi siamo vivi in piedi. Qui in questo momento. Allora leviamoci da qui. Signore, io avrei bisogno di una direzione. Coriolis. Meglio che salite in plancia, signore. Certo. Coriolis, non Coriolis in realtà, i pressi di Coriolis, non arriviamo a Coriolis. Non dobbiamo fare altri salti per arrivare a Coriolis. No, abbiamo fatto questo salto qua. Arriverà il mittente da noi, lo contatto io. Così evitiamo di entrare in un posto che è in piena guerra civile. Sì, signore. Bob. Signore. Se tu dovessi chiudere questa stanza, puoi chiuderla anche senza poi riaprirla se te lo ordinasse il capitano? Beh, se volete che sia così, signore, nessun problema. Ma come mi sbloccate poi? Guarda, Samad. Un voto unanime di tutti i sopravvissuti? Può essere un'idea. Va bene, signore. Nessun ordine singolo da parte di membri di questo equipaggio aprirà questa porta, se non un detto condiviso. Unanime. Sì, preferisco che questa impostazione la confermi il capitano. D'accordo. E Bob, con una postilla, quando dico tutti i sopravvissuti, intendo che se cominciamo ad ammazzarci a vicenda per aprire la porta, quella rimane chiusa. Non credo che fosse questo. Beh, l'ultimo che rimane vivo. È quello che sto dicendo. Tutti i sopravvissuti deve significare che noi siamo d'accordo nel raggiungere un accordo prima d'agire. Non che siamo d'accordo nell'ammazzarci a vicenda. In questo modo chi sopravvive può fare il cazzo che gli pare. Non credo che sia quello che ha inteso Ron. Preferisco la sua versione. Non riusciamo a essere d'accordo nemmeno sul non essere d'accordo in questo momento. Ragazzi, spiegatemi meglio. Non ha senso quello che dici. Se dovessimo uscire di qui, e dico per assurdo perché è la persona che mi preoccupa di meno, fosse Ilona a risvegliare questa oscurità terribile di cui stanno aumentando senza controllo e senza fonte, e noi dovessimo fermarla, non potremmo mai più aprire la porta, secondo il tuo ordine. No. Quello che sto dicendo è che se Ilona, se io muoio per un evento fortuito, voi potete aprire la porta. Se io muoio perché mi ammazza Ron per aprire la porta, perché Ron vuole ammazzare anche te e anche lei, allora Ron non dovrebbe poterla aprire. E se io dovessi venire posseduto dall'oscurità e ucciderti, la porta non si aprirà mai più. Sai che le giurie proseguono mesi e mesi per decidere se una persona che ha chiaramente ucciso una persona l'ha veramente uccisa? Le giurie sono fatte di persone, sono manipolabili e hanno opinioni. Bob è fatto di persone. Tecnicamente. Mezza, signore. Tecnicamente è un pezzo. Biologico, signore, ma sì. Dovremmo pure comunque rimetterci a giudizio di qualcuno se non saremo in grado di pilotare. Beh, non importa se dovessimo morire tutti e sopravvivere solo all'oscurità, che apra pure quella porta e faccia quello che vuole. Facciamo un passo di fiducia l'uni verso gli altri. Sigilliamo la stanza. C'è una persona di cui non mi fido.
Se noi stessimo facendo un passo di fiducia dall'universo agli altri, non avremmo bisogno di sigillare la stanza. Questo è il passo di fiducia. La stanza può rimanere aperta se ci fidiamo gli uni degli altri. Ma io non mi fido. Signori, ribadisco che avrei bisogno di qualcuno in plancia. Vengo si accende io, uno schermo, vi fa vedere la situazione esterna. Avete alle spalle il sole, quindi siete tutti illuminati dalla luce gialla della stella. La piattaforma, quella orbitale che c'è intorno al sole, che fa i calcoli sì. per i salti a pagamento. Stai dicendo di togliere dal parcheggio. C'è uno spoiler. C'è il parcheggiatore che esatto. Sono 4 euro. Che fa i fari così. È circondata al momento da delle navi. Che fatemi un tiro di calcio per vedere se le riconoscete. L'ho fallito. Non ce l'hanno non ce l'ho. Survival. Ah sì, survival. Sì. Okay. Passato con 2-6. Ok. Sono 2-6. Allora, voi vedete che sono delle navi di classe 1 2-6. E 2. Tu calcio, vero? Calcio. Di classe 1 e 2, anche abbastanza armate, sembrano dei caccia o dei piccoli bombardieri a corto raggio. Voi due riconoscete che sono delle navi dell'ordine dei Paria. Okay. Mi rinfreschi la memoria su chi sono i Paria? I Paria sono l'ordine monastico che venerava l'icona del giudice come unica icona e che lo chiamava il martire. Ok. Con praticamente puoi pensare all'Opus Dei per capirsi, okay. Quindi a Cyrus che ha visto il codice Da Vinci. Sì, 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 sì. Chi l'ha letto magari perché il film fa un po' cagare. Vabbè, magari è più accessibile il film, ho detto visto. Se lo ha letto l'ha anche visto. Ecco. Se non lo vedi non lo puoi leggere. A meno che sia Braille. Se hai visto solo la copertina. Esatto. Dettagli a parte. Sì. Quindi ordine monastico che con le autopunizioni, cilicio, stesso sistema anche sui sottoposti. E è un ordine paramilitare. È un ordine paramilitare devoto al giudice che fin dalla comparsa del giudice in Xene, che è sempre un pianeta di questo sistema che poi ha portato il giudice a Coriolis, ce l'ha sempre avuto a morte. Ora, per qualche motivo a voi ignoto, a quanto pare addirittura da Zalos, loro si sono mossi fino a qua con questa piccola avanguardia per ora. Ma scusa, ma che rapporto c'è fra... che rapporti hanno con il... con il casino di Coriolis? No, più che altro quello che si nomina giudice incarnato. Che lo vorrebbero portare su Zalos per processarlo. Ok, perfetto. E però... quindi immaginiamo che non siano qui... non sono noi, un popolo pacifico, non sono qui per noi, però sono qui per la roba politica che sta accadendo a Coriolis. Esatto. La cosa strana è che dovrebbe esserci la legione a controllare il bilanciamento delle forze, quindi ci dovrebbe essere un muro. È occupata dove? Quello è il problema. Okay. Zalos, che ha due salti da qua su Iwaz, che è il pianeta di mezzo, c'era una roccaforte, un drappello della legione che impediva che grosse forze dei Paria si cominciassero a spostare. Non si può fare la manovra super rischiosa e fare un salto unico? Salto. No, da gioco no. Cioè non possono tagliare in mezzo in maniera pericolosissima. Farla sporca, no. Cioè farti un collegamento per i cavoli tuoi? Sì. No, non esiste. Però potevano fare il giro dall'altra parte facendo 76 salti. Avrebbero potuto farlo, okay. Ma comunque Altai non è che stupida la legione, un drappello per informarli, okay. Ci sono. Allora, andiamo in plancia e vediamo se... Spostiamoci. Sì, spostiamoci, a questo punto... Sì, ma quindi non abbiamo ancora deciso per la porta. La porta rimane chiusa, salvo mio ordine, fino a quando non siamo d'accordo. Tanto siete voi che non andate d'accordo. Io sono di mezzo. E poi lui è il capitano. Non ne sarete così sicuro, visto gli ultimi avvenimenti. Potrebbe starmi bene. Boh, abbiamo risolto anche questa. Leviamoci. Prima o poi arriverete a una quale pure voi. Ditemi che volete fare. Allora, saliamo tutti in plancia. Saliamo tutti in plancia. Perché vedete che alcune navi comunque stanno girando la prua verso di noi. Sistemi di armi adesso sono in allerta 1 oppure stanno semplicemente capendo che chi cazzo siamo? State capendo chi cazzo siete. Okay. Se no ci vuole una
un tiro di sensori per capire se hanno il lock su di voi. Io per adesso quello che voglio fare è aprire i sistemi di comunicazione e... aprire la camera dei siluri? No, mandagli un messaggio alla vecchia maniera. Mi appoggio in un angolo della plancia con le braccia incrociate, continuando a giochicchiare col talismano guardandolo. E io dall'altro lato della plancia fissa. Vale. Io niente, io mando, come si dice, mi rendo identificabile, quindi io sono la nave XY, questa è la mia licenza di commercio, sono il capitano Samad Piripipropa. Viva Cristo. Esatto, viva della viva. Nave? Eh? Della nave? Talisman. Talisman, avevamo cambiato il... E ha registrato, no? Sì, ha fatto tutto molto casino. No, sai, poi mi arrivavo a fondo della nave Calypso. No, quindi, cioè, non è che mando il comunicato, è che loro devono potermi leggere come un mercante. Sì, sì, vabbè, il trasponder l'ho lasciato acceso. Certo. Dice Bob. Intanto, se puoi capire, se non è per spararci addosso, sarebbe bello saperlo prima che lo facciano, normalmente. Però, tiro di sensori, se volete sapere, sì, se avete il lock addosso. Sì, sì, assolutamente. Faccio. Filippi, non lo... Prenditi l'energia, perché io non te la do. Io ogni tanto che faccio così alzo lo sguardo, guardo Ron con uno sguardo quasi di pena. Non è metallo per quello. Io alzo lo sguardo dal talismano, guardo Ron con uno sguardo quasi di pena e poi guardo di nuovo il talismano. Occhio alla pena. Occhio alla pena. Allora, il lock su di voi per ora non ce l'hanno. Ok. Sono semplicemente, si stanno muovendo verso di voi e hanno aperto un canale di comunicazione. Lo apriamo, il canale di comunicazione. Buongiorno figli del giudice, siamo qui di passaggio. Siamo qui di passaggio su questa stazione, siamo solo un piccolo drappello che deve andare verso Coriolis. Liberi di passare. Anche voi andate in quella direzione? In realtà siamo soltanto di passaggio, abbiamo degli affari qui e preferiamo... Abbiamo sentito notizie inquietanti su ciò che sta accadendo a Coriolis, non vorremmo rimanerci troppo. L'azione non fa per noi, diciamo. Certo, comprendo. Che il giudice vi accompagni, buona giornata. Oh, anche voi. Con il tuo spirito. come in nel secondo Trinità. Si è rodato Gesù Cristo. Perché? No, si risponde sempre se l'ho dato. Ah, sì, sì. sì. Vedete che la nave rigira e torna. Sì, ok. Io una volta questo vi faccio. Quindi da che parte andiamo? Io manderei un messaggio al nostro committente. Io non lo manderei qui. Ecco, anche Bob si sa, signore. Certo, io dico con tutte le premure del caso, manderei un messaggio in modo che lui venga da noi. Perché sì, noi non abbiamo... Dobbiamo decidere quindi dove sarà questo qui, dove venire da noi, che non è qui. Magari siamo non adesso in mezzo. Appellati alla tua paranoia, dove sarebbe il posto migliore per evitare rischi? Domanda, scusate, l'ho chiesto. Gurbani l'avete lasciata a Nanna? Sì, adesso, sì, era sì. Ancora... Okay. Sì. Bob, puoi mettere sullo schermo la situazione? Usciamo, ce lo sta mangiando. Puoi mettere sullo schermo la situazione delle stanze di stasi? E vedi Eric con le piastre. Esatto. Ce lo mette sullo schermo, glielo chiedo. Sì, vedete le capsule, chiuse. Le vostre aperte e le loro chiuse. Un 6 in survival mi... Sì. Dà un'idea di che direzione è il caso di prendere per allontanarci da loro e rimanere in zona Corioli senza essere troppo nel... dall'altro lato magari. Per esatto. Non... Diciamo cioè, che piuttosto per... allunghiamo di un giorno la strada, sì. Ma... Diciamo che per non dare sospetti potete passare per Lubau in direzione di Gina, entrare nell'orbita di Gina e dall'orbita di Gina che deflette il... i segnali rende più difficile. Non l'ho detto, ma era dentro di me. No, okay. Era dentro di te. Questa metà. Lubau, l'orbita di Gina, perché l'orbita di Gina non ce la facevo. Ok, quindi l'orbita del pianeta potete riprendere la direttissima per Cuba.
Quindi vai, vai Gina. Verso Gina. Interno e esterno. Vai. Vai verso Gina. Gina. L'orbita interna o quella esterna? No, la piccola orbita di Gina. È meglio non saperlo. Ok. E la sua luna clitor. Esatto. Con accanto però. Sembra giusto. Ma su Gina c'è il monte di Venere. Ovviamente ci sarà un monte di Venere. Ebbene, non ne usciamo più. Perché l'hanno chiamato in quella maniera? Perché in inglese è molto veniente. No, non è vero, c'è anche il vagina. No, perché là direbbero on the orbit of Gina. Va bene. L'attrazione gravitazionale. Allora, niente, ci dirigiamo lì e poi mandiamo sto messaggio. Lo cifriamo bene. Possiamo cifrarlo bene? Sì, che si possa cifrare un messaggio. Gli dobbiamo dare una chiave. La chiave deve essere qualcosa che conoscono lo... Ok, vorrei risvegliare il merluzzo. Perché così gli chiediamo qualcosa che possa in qualche modo... Non avevi prima un esperimento da fare? Ah, cazzo, giusto, grazie. I picchi. Cinque. Potresti il maestro dei... Quelli, sì. Maialino uccisamente, sapete. Li rivedi ancora? La posso informare appena nel livello 1, signore. Perfetto. Ma quanti ne rivelavi nella stanza? Cioè, quanti ne rilevati nella stanza e quanto erano frequenti? Due picchi di intervalli molto brevi, di un intervallo molto breve ma distanti fra loro. Ma si parla di minuti, ore, secondi? Minuti. D'accordo. Troppo brevi però per essere individuati, signore. D'accordo. Visto che Bob ha guardato i nostri ricordi, no? E immagino che lui ce li abbia salvati o comunque li abbia visti, visto che ci ha fatto la defragmentazione cerebrale. Glielo puoi chiedere. Bob, tu hai visto il risultato della defragmentazione? Deframmentazione o hai analizzato i nostri ricordi? Ho ricomposto i vostri ricordi, signore, ma non li ho visualizzati. Sei come quella palla di Gmail che ti scandaglia le mail ma non te le legge? Signore, cos'è il programma Gmail? Niente, non conosco. Era un programma. Gmail. Quindi non sai niente? No, signore. Posso vederli però se volete. Il cervello umano riesce a elaborare ricordi. Potrebbe essere una buona idea. Attendere. E intanto mando. Spera che questa nave non venga mai presa da nessuno, perché si vedranno tutti i nostri ricordi. Sì, perché a me mi incuriosisce intanto come tu sei entrato in contatto con l'oscurità. Perché magari è successo prima dell'ondata. Non perché non mi fidi di te, ma perché tu non hai poteri e quelli attirano. Secondo la teoria della Chiesa delle Icone, l'oscurità se ne può entrare in contatto anche o nello spazio, perché di per sé lo spazio attira l'oscurità, il vuoto dello spazio attira l'oscurità, o anche in posti dove avvengono crimini e reati efferati. Che lui deve entrarci in contatto. E cazzo, lui ci vedeva chiuso. Ma per quello magari lui è entrato in contatto, ma visto che non credeva a quelle cose, c'entra niente. Non se lo ricorda lui. Ah, beh, consciamente, perché lui è successo qualcosa, ha avuto un po' di freddo, si è grattato e ha detto sarà un po' di febbre, mentre in realtà Bob può dire no, è stato posseduto dall'oscurità quando aveva 7 anni. No, ma non che è ucciso il cognato. Non è solo con la possessione, E anche è un po' come come diventare il lato scuro. Sì, ma non al livello che c'ha. Beh, più basso. No, 15.000. 10.000. Puttana. Io ero in basso. Sì, ma 15.000 comunque. 12.000. Ah, 12.000. Vabbè, 12.000 non è poco comunque. Beh, non sappiamo quanto ha un essere umano normale, quindi boh. Io so che però se ho 20.000 io... Samad non sapete se è mai stato posseduto, ma... Sì, ma Samad è da quando c'ha 8 anni che spamma i poteri. In effetti. E quindi mi sembra strano che... E quindi l'oscurità lo attraversa. E quindi mi sembra strano che lui abbia così tanto. Ma ripetisco. Io voglio chiedere quello a voi. Intanto sì, gli chiedo proprio di analizzarli. Di analizzare i ricordi. Lui c'ha ricordi solo di questi frammenti, Non ha tutti i vostri ricordi. Bene. Allora è inutile.
Beh, detto questo, io mando il messaggio okay. al tuo contatto. Senti, usa una chiave di criptatura che sia legata alla, non so, alla commessa che ci ha dato, al primo messaggio che ci ha inviato. Pappagallo. 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 Devo fare un tiro per. E la chiave di cifratura sarà 883. Esatto. Su Science. Science. Sciorriderai. Ho fatto solo due vantaggi in questo caso. Quindi diciamo che ti vengono 2, 3, 4. Non è ti vengono in mente grazie della mia ricetta. I codici più classici, in base 64. Non sai come infilare la chiave di lettura di un pappagallo dentro con un testo. 1 2 3 4. Da lei ha scritto: "Vieni a recuperarci qui, abbiamo la tua pappagallo consegna". Oppure abbiamo la tua con sé pappagallo gna. È il farfallese. Araba abbiamo rovirivi. Metto tante S. Puoi sempre fingere. Ma no. Perché dovrai incredibile! Ma come? No, niente, non ci sono, non lo so. No, e non so fare questo lavoro, quindi sti cazzi. Per me è fatto benissimo. Punto. Perfetto. Anche perché non come i disegni dei bambini. Che bello! Ho inviato il messaggio. Perfetto. No, ma è messo su Facebook pubblico. Esatto. Siamo ma è giornissimo, mia... siamo qui. Ma è la mia bacheca privata. Oh, bello. Facebook. Su Facebook. Su Facebook. Va bene, d'accordo. Il cazzo, quindi aspettiamo, io mi fido di... Aspetta una risposta di... E intanto però io voglio andare nella... Aspettate un bel po', eh. Infatti... Che siete lontani da Coriolis. Ma... Magari ci rispondono. No, i messaggi viaggiano alla velocità della luce. Ah, quindi ci metterà qualche cosa. Ma... Beh, ci come mai tutto questo, come mai tutto questo silenzio? Guardo Samad, ma non sto parlando con Samad. Cioè, quindi il messaggio è: se digli, abbiamo il suo pappagallo. Okay. Dico, ma cos'è tutto questo silenzio rivolto a Samad, ma non sto parlando con Samad? Quando parlo, parlo troppo. Quando sto zitto, c'è troppo silenzio. Io veramente sto cominciando a sopportarvi poco, ragazzi. So che siamo tutti tesi, però. Io voglio ritirarmi nella mia stanza e voglio provare a cercare di capire come utilizzare queste mie capacità. Così che esplosero tutti. Allora, però devi imparare. Io invece, dopo che ci dirigiamo un attimino più vicini, cioè nel senso, mentre andiamo verso Coriolis, lo fermo. Tutta la nave, non ci vado io. No, fermo lui, io guardo zero perché la mano può scendere verso la bacchetta. Certo. E io lo fermo. La bacchetta ce l'ho nel culo. Cioè, la bacchetta io so mai. Dove l'hai messa. Eh? Non so dove l'hai messa. Sì, anch'io l'altra lo so dove l'ho messa. Okay. Non è che sono scemo. Cioè. Comunque, lo vedi come si muove come un ombrello. Non volevi testare una cosa che dove adesso già potresti farlo. Sì, l'ho chiesto di... No, Ilona già si è andata alle sue stanze. Sì, giusto. E tolgo la mano. Signore, avevi detto che l'avrei informata. È quello che sto dicendo. Se per caso cogli dei picchi isolati quando siamo divisi, facci sapere anche questo. Mm-hmm. Stavo dicendo, vado nell'archivio perché voglio fare qualche ricerca. Tra l'altro, l'ho inculata adesso. Anche se gli piglio la bacchetta, non posso usare la sua Eric perché lui ha detto che si può aprire la porta solo a suo comando. Bastardo. Potresti era meglio la tua. Sulla nave. Ma non fa niente. Chissà se ha funzionato. Non lo so. Non credo. Perché, scusa, non sono fatte apposta per proteggere dall'oscurità le cose di stasi? Altrimenti ti prenderebbe nei salti. Sì. No. O è solo perché non hai coscienza? Per proteggere dall'oscurità. E comunque... Serve per non impazzire, principalmente. E comunque non è Eric l'unico con cui potresti usare quella bacchetta. Dato che siamo tutti corrotti. No, ma ragazzi, tu hai visto che io chiaramente la volevo usare solo su Eric. No, ma poi c'era 48 miliardi! Chiaro, ma una volta che hai ucciso il più, poi vai a scalare. Peraltro... È vero che io sono in fondo alla scala, però. No, peraltro, cioè. Beh, ma Samadhi non lo ammazzerebbe. Allora, no, peraltro, non l'avete. Cioè, peraltro, io non vi ho detto esattamente come funziona la bacchetta. Fortunatamente. A me mi hai accennato una cosa, mi hai detto che la punti contro l'oscurità, fai click e esplode. E ti avevo detto proprio che funziona come una pistola, sì. Contro l'oscurità, esatto. Che è quello che non è come funziona la bacchetta. No, certo, ok. Perché, ma è quello che gli interessa certo. Zero. Sì, sì, sì. La certo. Punti e uccide. Poi... Sì, 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 sì. Contro il creatore dell'oscurità funziona come una pistola. Contro... Le persone gli fa malissimo uguale, però non gliel'hai detto, gli quindi... Fa molto no, funziona anche attraverso i muri. Ah, ok.
Vedi che raggio di neutroni. Sì, ma io non lo so, lo sa solo lui, quindi per fortuna. Io adesso la mia paranoia. Io peraltro sto andando in archivio, quando vado in archivio fammi sapere. No, io non lo lascio da solo. Neanch'io. Oddio, dai, che cazzo, cioè. È un triello. Lui vede appena si allontana, io lo seguo, Ron segue me e quindi siamo tutti e tre lì. Ragazzi. E vi muovete a triangolo fisso. Ragazzi. Mi sento un cazzone se continuate a seguirmi come due coglioni. Volete lasciarmi un po' in pace? Sto andando all'archivio, che cazzo volete da me? Io ti lascerei in pace senza nessun problema. Ma? Ma lui non ti lascia in pace. Che c'è? Che di te con la bacchetta mi fido, di lui con la bacchetta non mi fido. Sì, questo l'ho capito. Possiamo sempre liberarci della bacchetta per quanto mi riguarda, eh? Io eviterei di liberarmi della bacchetta completamente. Io eviterei anche di lasciare da Samad da solo con la bacchetta finché non intendiamo. Leghiamola fuori dall'astronave. Mettiamo le tute, la mettiamo fuori, sì. Nessuno la può raggiungere senza che gli altri se ne rendano conto. Non è una buona idea. Per me è una buona idea. E potremmo tornare ognuno a fare i cazzi propri. Tu sei libero di fare quello che vuoi. E quello che voglio è assicurarmi che tu non metterai mai su. Io non mi allontanerò da Samad in questo momento finché non si avranno le idee più chiare di quello che è successo, di quello che abbiamo ricordato. Spiegatemi quali sono i vostri motivi nel non lasciarmi solo. Tu hai parlato di picchi di oscurità. Sì. Se dovesse capitarti qualcosa e tu hai l'unica arma che è in grado di fermarti, voglio essere lì pronto a prenderla e usarla in caso anche contro di te. Qualcuno ha alitato. Sì, tipo una ventata. Quanto è spingente? Fai tu. No, dimmi tu. Tu sei ancora te. Ma cresce? È un corpo che cambia. Ma tutti lo stiamo sentendo, solo lui? No, io ho detto l'alitata. L'alitata l'ho fatta pubblica. Ok. In più c'è un foglietto che è passato tra loro. vedi dal muro che è un foglietto per Zero. Io pensavo che non dovesse accadere questo, ma a quanto pare certe cose non possono essere dimenticate a lungo. E scatto verso Samantha. E io scatto verso Zero. Così che non è rimasto secondo me. Tiriamo iniziativa? Avrò un vantaggio dal nulla. Dal nulla? Hai appena detto non ti lascerò. Sì, mai, perché qualora capitasse qualcosa. Sì, ma lo scatto improvviso. Se come se adesso robetico. Vedi, non si può evitare nessuno. E ti do un cazzotto in faccia. Un minimo di vantaggio ce l'avrò. Ne eravamo lì così. Come gli altri. Magari no, Ron. Che Ron. Allora, mi stava. Lui è giusto perché lui stava aspettando solo che Zero facesse qualcosa. Lui stava andando all'archivio, se io prendo e scatto, tu dovessi avere se vuoi usare un'arma da fuoco. Lui c'ha la spada. Io armi da fuoco non ne possiedo nemmeno. Sì, ok, però estrarre una spada, impugnarla e tirare un colpo. Ho il pugnale. Ok, infatti dicevo arma da fuoco leggero, pugnale, tirate di iniziativa. Com'era l'iniziativa? Hai detto agility? Era un D6 più agility. Un D6 più agility. 8 6 più agility 9 per una volta. No, non te lo aspetti, quindi buono che hai tirato, ma te l'aspetti? Ma perché non dovrei, scusa? Mi hanno appena detto che vogliono farsi la pelle a vicenda e forse pure a me. Allora sì. Boh, secondo me è un po'. Vabbè, va benissimo. Tanto sei prima del giro. No, certo, però secondo me non. Cioè, lui c'ha senso perché lui stava solo aspettando con la mano sulla spada da un'ora e mezza che scattasse. Tu stai parlando. Se uno ti scatta addosso. Ma il mio essere. Sì, ma gli hai appena detto. No, anche contro di te. È una cosa diversa. È che il mio atteggiamento, il mio modo di essere allerta è meno esplicito del vostro. No, certo. Cioè, nel senso, io cerco sempre di dissimulare il fatto che. Ok, che però ti dice, è come se gli dico. Guarda che ti potrei minacciare, ti do una capocciata di botto, sei sorpreso comunque. Ma meno sorpreso che se non dici niente gli tiri una capocciata. Ma poi scusate, in Coriolis c'era un di sorpresa? Sì. Sì. E come fu?
È da fuori. E sono i gatti del palazzo di Frodo. Stavo peraltro meditando, stavo dicendo... Quindi io voglio fare due azioni in più, quindi sono due main point. Hai un action point in più. Con due main massimo point? Massimo uno. No, uno solo, ok. Quindi hai quattro action point. Ok. Scatto verso Samantha. Ok. Quindi faccio stop. Mentre scatto verso di lui. Va bene. Un dado in meno perché lo stai facendo in movimento. Stop, dimentica, dovresti farlo da fermo. Scatto verso di lui, mi fermo con un action point, ti faccio stop. Allora, era okay, per flavor. È tutto no, il tuo round è questo. No, c'ho 4 action point. Uno è di movimento, 3 è usare l'azione, e 3 è usare il coso, il potere, il mystic power. Allora c'è no, il coso, il riassuntino che ho fatto io. Cosa la riprendi, ma mi pare sia 3 usare una... Adesso lo trovo. Tanto e, tira lo stesso. E prendergli la bacchetta? Quello è un altro action point. È un action point? Sì. Allora lo faccio di corsa. Perché stop. Tu hai cambiato posizione della bacchetta, l'avevi sempre lasciata nella giacca? Io l'ho guardato apposta, appena lui l'aveva messa via, l'ho tenuto d'occhio sempre. Sì, avevo detto di averla messa in un posto molto poco accessibile. Sì, per quello ti all'interno faccio all'interno della giacca. Per quello gli faccio. Giusto? Però lui l'ultima volta aveva fatto il tiro e l'aveva vista. Sì, sì, mi ricordo. Ma è per quello in realtà che gli ho fatto stop, perché così lui non si può coprire. Quindi ora non glielo fai. Glielo faccio in corsa allora. Attivare un mystical power sono 3 action point. Allora glielo faccio in corsa. Quindi è il round dopo, però che sfida. Hai detto se lo faccio in corsa c'ho un coso in meno, io lo posso fare uguale? Sì, vai. È molto tirata e il tiro successivo sarà molto più difficile, eh? Vabbè. Mi gioco il talismano. Ok. Un successo. Quindi lo stop dimentica entra. Sì, stop solo, non dimentica. Ah, scusa, ma è visto, dimentica. E con l'altro action point gli tolgo la bacchetta. Ah, qui 3 di difficoltà perché ti sei dovuto. È fermo. Ma quanti action point si possono usare in azione? 4 si brucia. Io ho speso un main point. 4. Quindi lui ha fatto stop con quanto? 3. 3. 3. E ti sfilo la bacchetta. Che sei paralizzato. Però ti sei mosso. Sì, lui ha detto che posso farlo con 3, sì, con 2 invece che 3. E lo sfilare però comunque. Però sfilare uno paralizzato, ci avrò anche un bonus. 2 dadi di difficoltà e basta. Quindi 2 in meno. Ok. È un po' tiratina. Però. È un po' tiratina, però va considerato che effettivamente non, anche se ha detto quelle cose, le dici in un secondo e poi ti viene addosso. Sì, è... Tu non sei un tipo combattivo, reattivo, sei molto politico e parlamentare. Cioè, nel senso, vabbè, chi se ne fotte tanto. Io mi posso prendere anche il turno dopo, però lui è bloccato, gliela sfiro senza tirare quella bacchetta. Il round dopo, sì, dopo che tiro. No, vedete, nel senso, io non voglio protestare, è sta roba della canzone round che mi sta sul cazzo. Perché... Allora, io, se non c'è la cosa, io lo stoppo questo round e gli corro addosso. Ron fa quello che deve fare. Mi ha più senso così, perché comunque il movimento di scatto lo devi fare, poi usi lo stop, il potere di stop. Però dopo gliela sfilo senza tirare la bacchetta. Dopo se ti concentri su di lui, sì. Okay. Sì, perché è paralizzato. Ok, allora mi avvicino e gli ho fatto stop. Lo stop quanto dura? Un round. Ma lui non ha agito, quindi durerà il suo round. Sì. Quindi lui non farà la sua azione e gli sì, sì, perché il prossimo sei te. Dopo Ron il prossimo. Quello stoppato. Io non lo schivo il coltello che tira Ron. Posso dargli un bonus? Ad ammazzarti un bonus? Non lo schivo il coltello che mi tira Ron. È completamente fermo, quindi è di schiena. No, lei sto correndo verso di lui, almeno tiro per mirarmi. Certo. No. Però non voglio fare per schivarlo. Ah, no, fa. Non tiri di difesa, è di schiena, tiri normale. Ok, se volessi mirare alla sua mano... Tutte domande difficili stasera. Sì, il PvP è sempre difficile. Pensa che l'avrei fatta più stronza io. Mi sono fermo, avrei preso la bacchetta. Dato che col movimento. Ma io non la voglio nemmeno toccare la bacchetta. Sì, non però hai capito la mia paranoia. Quello. Arriva. Non c'ha alcun senso.
Perché? Perché allora, tu c'hai questo nascosto qua. Due di difficoltà. Io sono di fianco a te. Faccio per prenderlo, lui può venire e prenderlo prima di me. Vabbè, scansione da round, Mela Marlene. È il gioco che è una merda perché hai fatto a round così. Però il discorso è: se tu vuoi. Se tu ma non c'è il problema. 5 anche point, anche non se c'è non c'è la scansione a round. Se non c'è la scansione... uno ti scatta, c'ha la sorpresa per forza. E anche il primo di iniziativa. Sì, ma non c'è regà, problema. Io non esiste in una dinamica di narrativa che tu prendi, arrivi davanti a me, fai, cioè nel senso, utilizzi un potere mentale e mi metti una mano in tasca. Ma infatti non ho messo la mano in tasca. Sì, certo, però nel senso, l'abbiamo decisa così. Ma anche a not the end io ti posso fare stop, ti fermo e mi avvicino. Lui non è che può dire vado e con lui di fianco gli frugo dentro la cosa, perché io non glielo faccio fa. Cioè, sta roba qua sarebbe stata possibile tranquillamente in D&D. E puoi fare un'altra tranquillamente, tempo. Perché un ladro se prende un l'azione bomba, questa non si poteva fare. Ma ne ho uno solo, dovevo usare la spada. Fare un'azione, so. Volendo puoi usare la spada. E allora sì. Ti fa due attacchi perché ti sei completamente fermo di schiena, pugnale e ti prende. Aspetta, con un attacco quanti action point è? Due. Si deve muovere verso di me. Sei andato così tanto lontano? Sì, sono verso Samad, non credo che lui stava vicino a Samad. Non so dove eravamo, onestamente. Eravate nell'archivio. Stavamo come al solito osservando a distanza, un mi tira due pugnali. Vabbè, ti vuoi lanciare la spada, disperato come sei? No, piuttosto uso... Mi avvicini e mi dà una spadata. Sì. O mi non ce l'ho, io non possiedo armi da fuoco, giusto, non ce le ho, non le voglio. Lancia la spada monodimensionale. Certo, e trapasso il muro e ammazza Samad. Uccido tutti. No, ma non è così potente. Non ho detto che è la spada laser dei Jedi. Lancio il pappagallo. Pappagallo? In una stanza chiusa. E esplosero tutti. Se devo morire, moriremo tutti. Ma che c'entro io? Ma vabbè, oh, capita. Vieni nel mezzo, cazzo vuoi. No, piuttosto la spada non gliela lancio perché non ha nessun senso. Piuttosto mi avvicino e posso provare a corrergli addosso e dargli una spallata. Penso di sì. Carica. Sì, dai. Carica, sì. Quanti cosa, se mi dà una spallata per spingermi via, però allora schivo. Se mi tirava un coltello lo schivavo. Eh beh, certo. Sì, ci sta. Cioè, nel senso, ti non difendi, è che, non è che cioè, reagisci e ti difendi. Non ti gli do la difficoltà per colpirlo. Allora, forza, più melee, più bonus situazionale, no, perché il pugnale ha completamente mancato la mira. Ma quindi hai tirato il pugnale? L'ha tirato, t'ho mancato. E sono due action point. Sì. Sì, poi ho bruciato un man point e altri due action point. Come attacco faccio carica. Che non farà un cazzo di danno, proprio. No, è solo per spingere. E per spingere e entrare in lotta. Vuoi bloccare in lotta il tuo avversario. Per rivelare l'avversario deve sconfiggerti in un tiro contrapposto in mid combat. Ma lui non è immobile, comunque. Sì? No. Lui dimentica quello che stava facendo, non è immobile. Quindi dimentica che ti sta attaccando. Tra l'altro è vero, che cazzo io cosa ho subito? Per cosa, come funziona sto perdi punto? La tua approssimazione praticamente di perché ti confondi a fare qualcos'altro. Ok, stai l'archivio melee combat diretto, quindi forza più melee combat. E non c'è una difficoltà della mia agility o è contrapposto. Per ora lui ti ha preso in lotta. Per liberarsi l'avversario deve sconfiggerti in un tiro contrapposto in melee combat. Okay. Per l'avversario conta come un'azione normale due action point, te per rispondere niente. È il contrario. Per lui due action point, a me non mi costa niente rispondere, perché sto schivando, sto evitando che mi prenda in combat. Come volete, perché qui non l'ho descritto a modo. Se no, vado a per forza, se no lui non gli costa azioni, prendermi in lotta. E no, e la sua azione è fare l'azione e ti prende in lotta, decide di prenderti in lotta. E adesso dobbiamo fare il check contrapposto. Te per liberarti nel tuo mi turno, prende automaticamente? No, ha fatto il successo, okay. Ha fatto il tiro, ha fatto e un per successo. Quello ti chiedevo se conta la mia agility o altro al suo, alla sua prova di lotta. No. Ok, sistema no. Di merda. Tutti in campo con sì, su questo... Però è come effetto bonus dopo un attacco. H no, hai fatto un danno solo. No. Allora no. No. Scusa, non avevo visto. Quindi, alla fine. No, ti ha fatto un danno. Ti ha solo dato. Mi sei venuto addosso e mi ha dato una spallata. Esatto. Sì, ti ha fatto un danno solo. Starebbe a lui che salta l'azione. Sì. Ciao. Sta a me. Tu ti trovi. E gli sfido. Tiro addosso. Provo a sfogliargli la bacchetta. Ah, cosa vuoi? Ok.
L'avevi spostata tu? No, gliel'hai già chiesto. Quindi sai dov'è la bacchetta, gliela puoi tranquillamente sfilare. Sfilo la bacchetta e adesso devo chiedere a Claudio, posso, ai due Claudi, se devo agire subito o mi fate fare il discorso da Evil, quello tipo che non lo puoi attaccare mentre parla. No, non ti faccio fare nessun discorso come Ron, come Claudio okay. Lo posso pure fare, ma no, dovete dirmelo voi. Perché altrimenti faccio subito quello che volevo fare. Io sono così. Altrimenti faccio prima la premessa da Evil. La cosa istintiva è che ti prendo la mano e sposto la bacchetta lontano da tutti. Quindi. Ok. Allora, beh, io gli ho preso la bacchetta. Sì. E mi sposto dietro Samad puntandogli la bacchetta sul collo. Sì. Cercando di frappormi a Ron e cercando di fare lo speech da Evil. Se altrimenti faccio un'altra cosa. Se vedo appena nel momento in cui provano anche solo a fare qualsiasi cosa, faccio quello che volevo fare. Ah, interessante. Quindi che passa il round? Sì. No, è quello che dico. Se sì, ma tu non sai che io sono un telecineta e non mi devo muovere per fare cose, perché non l'ho mai usato davanti. No, lo so che non sei un telecineta, ma la cosa è una cosa che sto chiedendo a Robert. Vabbè, no, allora la faccio direttamente perché non mi fido di loro due. Eh no, il discorso è se tu mi fai tornare in me, io provo a fare qualcosa. Io sfilo la bacchetta. Tu torni in te alla fine, dopo il suo turno. Sfilo la bacchetta, gliela punto sul collo, sì. Prendo un altro mind point. Ok. E puntandogli la bacchetta dico: mi dispiace, ma questo è l'unico modo. Quando una mela è corrotta deve essere aperta a verificare l'interno. Giro la bacchetta, me la pianto nello stomaco e l'attivo. No. Ok. Allora, devi fare un tiro di Mystic Power. Sì. Per difenderti. Se lo passi... Beh, ma lui lo vuole fallire. No. No, no. Lui vuole testare se stesso. Lui vuole testare se stesso. Tu fai un tiro di Mystic Power. Se lo passi, finisci svenuto per 16 ore. No, fai in amnesia. Vai in amnesia. Dimentichi giusto quello che avevi ricordato. Ma io non so come funziona la bacchetta. Io la non prendo. No, so, è bellissimo. Beh, me la pianto nello stomaco, cercando anche di infilarla un po' nella mia carne. Proprio tipo coltellata. Sì, sì, tanto funziona come una lama o come un, okay, un randello. Ti devo fare Mystic Power. Allora, il discorso è... bastava dirlo che ti voleva ammazzare. Ti è quello mano che volevo dire il discorso da Evil, coso. Solo che volevo prima puntargli un po' la bacchetta Samad e fare alla Sirius Black, no? Sì, sì. Poi voi non sapete, questa oscurità deve essere fermata, puntatela poi a voi due. E poi me la giravo per quello che... Allora, aspettate, spieghiamo come funziona questa bacchetta adesso perché serve. Faccio una prova di Mystic Power. No, non voglio sapere, Zero non lo sa. Dimmi solo gli effetti dopo. Allora, il discorso però dipende se tu hai dell'oscurità dentro di te. Perché contro l'oscurità funziona come... Ti stanno ostacolando, esce e va altrove, immagino che abbia dell'oscurità dentro di me. Ora capisco. Già. Ora hai capito chi picchi, E vado, quindi prova il Mystic Power, mi ci gioco il talismano chiaramente, okay, perché voglio che succeda. Scusa, dammi un secondo. Tirate intanto, Ma che stronzo! Per che quello non mi volevo far prendere, mi volevo far prendere dalla coltellata. Anzi, se mi davi una spadata, facevo così. Ma mai visto esorcizzare? Ma Zero pensa, agisce prima di pensare. Ok, va bene, ma tu mi piace, avere ragione sempre. Cazzo. Spingo. Comunque, Zero è il più pericoloso, si rivela anche oggi, vero? Contro se stesso. Anche per se stesso. Dai, cazzo! La bacchetta è rotta. Non ha fatto neanche un 6 spingendo. Il rischio fumble. Porca troia. Fumble abbiamo detto che era sull'1. Sul 6? No. Sull'1, scusate, sull'1. 3. Non bene. Posso spingere di nuovo? No. Ma quanti hai tirato? Ho alzato addirittura Mystic Power a 4. Allora. No, ne ho tirati 7. Ho detto che usavo il talismano, ne ho uno in più. Giusto. Tira un dado se fa un successo. Due volte. No, due volte. Volte, certo. No. Quanti ha tirati? Dai, impossibile. 14. 16. Con questo 16, e il prossimo è il 16. No. Non ci posso credere. No. Allora. No, funziona la bacchetta, non hai capito.
La bacchetta funziona a priori. Il tiro di Mystic Power è fatto per difendersi. Voi non avete capito quanto cazzo è potente quella bacchetta. Non la devi usare. Tu la punti e funziona. Sì. Io l'avevo capito. Per quello dicevo che lui poteva non fare il tiro. Perché lui non voleva resistere alla bacchetta. E allora. Ok. Io pensavo che era per accenderla. Tipo utilizzare oggetto. No. Aspetta. Quindi, però qua vedi un'anomalia. Tu che avevi capito come funziona la bacchetta. Sì. Vedi che lui se l'è infilzata dentro. Fa per attivarla, ma la bacchetta non si attiva. Però si è ferito. Giusto? Sfila la bacchetta perché lui ignaro fa per se loro sono un attimo sorpresi dalla cosa, non sanno così, io ci riprovo. Vedi che una ragnatela nera blocca la ferita. Ma sti cazzi, io l'esorcizzo subito. E fa, e te senti dentro la tua testa, non come allora, non stavolta. Questa lama è diversa. Io guardo Zero, scuoto la testa e gli dico, mai fidarti degli amici. Punto una mano, io ho portato esorcismo a 2. Ok. A 2, quindi... Cosa vuoi che faccia? La prima volta che ho usato l'esorcismo, ho scacciato l'entità. Sì. Che se ne è dovuta andare. Con esorcismo 2, quando scaccio l'entità, io la posso tenere lì dove sta. Ok. E poi lui ha la bacchetta in mano. Ok. E piace. Che cazzo? Cioè, posso evitargli di scappare. Comunque quando tu hai detto questa cosa io ti rispondo... Non l'ho controllata una volta, non la controllerò adesso, sono debole, lasciamelo fare! 2, 3, 4, 5, 6... E sto parlando che è paralizzato e sta parlando con se stesso. E io, come sempre, dirò, ve l'avevo detto. Potrai consumare la tua vendetta quando sarà fuori da te. E un dado meno però. L'ho già vista perché fuori. È più potente. L'ho già vista fuori, ha corrotto 4 persone. Se non avevi quella bacchetta la posso controllare. Se non faccio tutti 5, spingo. Io comunque estraggo la spada mononucleare a questo punto, perché? Porca di quella porca, è incredibile! Stiamo facendo, cercando di fare del male da soli! 3-6 è un numero inusitato di 5. Quindi ho un critico. Sì, allora, io con esorcismo 2, cazzo, da quella ragnatela nera che bloccava, perché sto rimettendo a posto, non è che li uso ancora. Da quella ragnatela nera che stava bloccando la ferita, io è anche doloroso, tiro fuori a forza, concentrandomi e come si dice, tirando la mano verso di me, tiro fuori a forza dei filamenti neri e poi girando la mano con concentrazione li faccio in una specie di palla di Venom. Aspetta. Sì? Mentre glielo sfili dalla bocca. Aspetta che te lo fai. Questo miasma nero. A sto punto la bacchetta. Mentre lo sfili dalla bocca questo suo miasma nero, lui comincia a perdere sangue copiosamente dalla ferita. Continua. Io vado. Segnati un punto ferita. Non l'abbiamo recuperato, no, dalle ultime volte. Non siamo mai. Esatto, come al solito. Diciamo che qualche ora di sonno l'avete fatta. Ma... Certo, si va in criostasi. Io continuo. Beh, aspetta, sarà turni ancora, no? Ah, sì. Sta... Samad, Ron. Io sono abbastanza paralizzato dalla cosa, anche perché ho per un attimo il flash del ricordo che abbiamo recuperato... Dal ricordo di... Però poteva essere finto, invece questa volta è vero, è la prima volta che tu la vedi l'oscurità al sveglio. Infatti perdo il turno. Non faccio niente. Io provo a riutilizzare la bacchetta. Aspetta, sta a me. Ah, giusto. Sta all'oscurità. Sta all'oscurità. Oh, però l'oscurità è fuori, Cioè nel senso... Parzialmente. Esorcismo non funziona così. Ma non esiste quel potere... Esorcismo. Esorcizza l'oscurità dalle persone. Esorcismo esiste. Lui mi ha detto puoi prendere il secondo livello dei poteri. Io ho preso esorcismo 2. Però teoricamente l'oscurità dovrebbe essere fuori da te. Sì, sta uscendo da lui. D'accordo. Quindi io ti ho visto, sta sanguinando. Te ne sbatti, la tiri fuori? Sì, te l'ho detto. Perfetto. Allora non ho 3 punti ferita. Okay. Ti hai ripugnalato 2 volte più oggi. Ah, giusto, è vero. Ok. Ok. Sì. 2 pugnalate del ricordo. Quella di oggi. Sarebbe stato meglio 4 punti ferita per rimanere in tema. No. Vero. Non 17. Cazzo, 17 era un problema. Tu hai la telecinesi, quella che sposta gli oggetti? Sì.
Cos'è che faceva? Io allora è una... Faccio un Mystic Power e posso spostare oggetti piccoli, giusto? Sì, è una lieve telecinesi. Cioè, okay, hai la forza di... Allora, te l'oscurità la intrappoli. Sì, adesso è una sfera. Ma, ok, non si può muovere di lì. Ma questo non vuol dire che non possa agire. Assolutamente. Livello 3 quello. Diciamo così. Giustamente. Beh, a livello 3 che la inizia a dissipare piano piano. No, quello è il 4, dai, la smagnetizza. Io te la voglio tenere lì perché adesso c'è la bacchetta in mano. Comincia a fargli piu 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 e porca puttana la ammazzerai. 5, sopravvalo l'intelligenza, ho alzato i Mystic Power, non l'intelligenza. Successo? No! Un fulmine oscuro. Grazie. Ti colpisce e ti sbatte indietro. Fulmine di Pegasus nero. Quindi l'oscurità al tempo di... Pegasus nero era una versione razzista di Pegasus. Di Pegasus nero ti distrugge e ti ruba anche la macchina. Allora, era il 1987. Giusto. È un danno fisico o mentale? Danno fisico. Di questi non ne ho. Era fulgurata la chiamerei un danno fisico. Tamme. Non la tengo ancora per molto. Fammi un tiro di mind point per vedere se riesci a trattenerlo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando io sento casino dalla mia stanza oppure sono lì che... stai guardando, diciamo che Bob guarda... ti può informare che c'è dei problemini nella... sono tornati i picchi. Io ero nella mia stanza che facevo tipo... le lucine. Sì, un successo. E tanti vantaggi. 1, 2, 3... Questo è un 6 o un 1? No, è un 1. Quindi un successo. Però... successo. Quindi riesci a concentrarti nonostante il dolore. Io? Me, no? Tu stai copiosamente perdendo sangue. Sto perdendo sangue. Hai la bacchetta in mano. La bacchetta in mano, sento oscurità ancora dentro di me. È la mia azione, o in caso. Ok, non tanto senti la voce che hai in testa, che okay, vedi in testa. Non la ma io da quando ho riacquisito i ricordi l'ultima volta, mi sentivo lievemente diverso, come quando ho attraversato il deserto prima di dimenticare, no? Sì. La sentivo qualcosa, ce l'ho ancora? No. Distruggila adesso! Penso di essere totalmente liberato dalla cosa, per quanto ne possa avere zero. Vabbè, in 10 secondi di turno ti posso dire, non percepisci più la voce dentro di te. E io che sono... Per farti un esame di coscienza completo, un minuto di rilassamento, entrare in contatto... col tuo io interiore per capire che non hai niente dentro. Se uso un mind point per farlo, solo per capire, vedendo l'oscurità davanti a me nella sfera, fai un tiro di Mystic Power, ma ti prende 3 action point. Ok, allora spendo un punto per averne 4. Ok, non la terrò per molto. Sparale adesso. The Bob nel round preciso. Signorina Ilona, picchi di oscurità molto potenti provenienti dall'archivio. Però Ilona c'ha le cuffie con Bach. Sta vedendo. Ilona ascolta la trap. Spingo. Ok. Strano, ho buttato fuori il tre point. Bel sistema, eh. Bel sistema. Tirane solo 3. Uno. Un successo. Dopo 40 danni. Non senti sai, nessuna presenza dentro di te. Ok. Allora... tiro fuori la bacchetta. Ah no, non era entrata la bacchetta, esatto, perché era stata bloccata. Prendo la bacchetta, la giro come mi stavo allenando con il col talismano prima, la giro per girarla in avanti, la pianto nella sfera davanti e cerco di riattivarla. Una cosa di giorno. Ok. Ma dipende, perché se ce l'avevo ancora dentro me la sparavo con me anche. ma io sono bravo, eh. La madonna. Porca puttana. 5 successi. Che bel sistema. No, io dovevo resistere. Sì. Ah, ok. Però occhio. Io che la uso non fa niente. No, tu non devi fare neanche un tiro. Lui, allora, in ogni caso funziona come una Vulcan Pistol. Quindi lui fa un tiro e lui subisce danni. Allora, scusate, vi spiego come funziona. Ah, sì, questo era il tiro di armor, sì, praticamente. Contro gli esseri umani. Che ho qua. Se riesci, amnesia delle ultime 6 ore e sei svenuto per un di 6 ore. Scusate, se fallisci, dopo un di 6 ore muori e sei catatonico. Durante quelle di 6 ore. Punto. Quindi devo fare un tiro per colpire Ranger. Esatto. E sono anche in point blank. Contro le creature dell'oscurità funziona come un Vulcan Pistol. 5, 10, 11, 12,
13. Sì, tra tutte le cose che potevi prendere, hai preso una delle migliori. Oh, cioè nel senso, l'ho vista, ho detto, ah, sai. Io avrei preso il martello che esplodeva. 10. Quello sono 10, più uno della Vulcan, perché conta come una Vulcan pistol, sì, no? Sì, sì. Quindi funziona come una Vulcan. 11, più uno perché è point blank. 12. Vulcan pistol. No, scusa, point blank è un successo automatico. Ah, quindi colpire, colpire. Quindi sono 11 più talismano, 3, 6. Quindi quello è armor, comunque, 9, 12. No, 4 di armor, devo ritirare. Ah, okay. 12. Ma mi pare che c'è anche qualche altro bonus. No, credo di no. 12, solo 12. Solo 12, farai uno. Con un... no, un successo, no, un successo è già automatico. Appunto. No, farà uno. Farà uno con 12 dadi, peraltro. In tutto, sommandoli, farà uno. Sì, sì. Due. Tre. Dai. Tre è un critico. Sì, è un critico. Che puoi girare tu. Già. Adesso faccio uno uno, vedrai. Oddio, vediamo se c'è una tabella di critica. C'ho anche tre vantaggi. Ti togli. Tre vantaggi, non potevo spenderli per qualcosa? Sì, assolutamente. Tre vantaggi e tre successi. Distruggi un pezzo dell'equipaggiamento importante, però non gli fai un danno aggiuntivo. Posso fargli un danno aggiuntivo? Sì, però. Direi di sì, danno. 32 o 23. Allora, 32 stunnato per un turno e poi meno 3 ranged combat e melee combat. 32 o 23? 23 meno 2 destrezza e infiltrazione e stunnato per un round. Destrezza e infiltrazione, si non si nasconde. Melee combat di molta, ma ha appena sparato un... un raggio a fulmine a ciel sereno di distanza. Melee combat. Ranged e melee combat. Ok, allora 32. Quindi sono... questi due mi servono per il critico, sono... 3, 4 danni. Quindi 3 danni. E ho meno 1 a... no, un stunnato per un turno. Mm-hmm. E meno 4 a... meno 3. Meno 3. Mini range. Ok, Samantha. Allora, io direi che tenerlo non è una cosa che faccio in maniera passiva, devo concentrarmici. Quindi io farei un'altra prova. Devi rifare un'altra prova. Devo fare un'altra prova. Tenerlo power. Io volevo solo far notare una cosa. Sì. Quanto c'aveva ragione il maestro? Se tu lo apri, vedi cosa c'è all'interno. Vedi che ti ho insegnato bene a zero. Grazie maestro. Grazie. Solo adesso capisco. Ci hai messo 40 anni, ma ce l'hai. Avevo dimenticato, non è colpa mia. Critico di nuovo. 1, 2, 3. Io prendo, mi alzo, ero stato sparato contro la pratica, mi alzo, sollevo entrambe le mani, le metto a sfera come se stessi abbracciando vortici l'albero. D'aria, esatto, e lo tengo lì fermo. Ok. Che cazzo li voglio fare tutti questi misti power? Li userò prima o poi. Beh, io a sto punto mi ripiglio un attimo dallo shock. Avevo la spada mononucleare in mano. E provo a tagliarlo in due. Che devi fare? Sono 11 dadi. Sono due successi, tre vantaggi. Due successi, sono 5 danni. Mhm. Vuoi usare l'effetto che neghi l'armatura? Ma sì, pigliati due dark point. Ignoro l'armatura. Sono 5 danni diretti. Minchia. Ah, la colpisce. È energia quell'arma. Non è fisica. Yes. E non si è scaricata. Grande. Perché potrebbe funzionare una volta sola e poi scaricarsi. Tipo la gente... la c'è... la e poi fai così come le torce vecchie. Esatto. Posso usare un dark, un mind point per fare anche il secondo attacco? Sì, siete lì. Perfetto. A me piace il mind point perché uno si esaurisce. Poi il primo stun che gli arriva muore. Ok, questi sono 4-7 danni. Prenditi altri due dark point e facciamola finita. Più due... fai più tre danni? Eh sì. Me curiosi. Che cazzo bisogna fare? Sa! Praticamente sono diventato Gaemon. Esatto. Lo state sfilettando. No, sfilettato. Gli ho fatto 12 danni solo io adesso.
spero di averlo spilettato. Sì, è morto. Oh. Che babbo. Io cado in ginocchio. Avete distrutto lo scultato. Io cado in ginocchio. Cazzo, va male. Io continuo a perdere sangue e mi autosvengo. Sì. Vedete Zero per terra che è una puzza di sangue. Mi alzo. Mi alzo, lo prendo. Me lo carico in spalla. Ho una ferita, dai. E lo porto in infermeria. Ti guardo Ron, non gli dico niente, scuoto la testa. E mentre lui mi solleva, che quindi peso, io spendo il mio blood point. Prendi un dark point. Gli sfilo la pistola e gli sparo. Per fargli ricordare un discorso che abbiamo fatto quando avevamo tipo 12 anni. No, io quanti ne avevo quando sono andato via? 10. Quando avevamo tipo 12-13 anni. In cui lui si ricorda che io gli ho fatto giurare che nel momento in cui fossi un peso per lui avrebbe dovuto farmi morire. Poi fai agisci come ti pare, è solo che ti ricordi questa cosa e tu l'hai giurato. Luca ha giurato. C'è qua il quadro che non cosa. Beh, io lo porto in infermeria. Beh, io raccolgo la bacchetta. No, non raccolgo la bacchetta. Non la voglio toccare. Come si io usa? Ti guardo per un attimo, mi chino, raccolgo la bacchetta, me la metto in tasca e poi andiamo. Con no, zero ti chini. Squat! Non la lascio qui. Gli faccio tipo, passamela, lui fa no. In quel momento si aprono le porte. Ti prego, mi fai una prova di strength per vedere se c'è. Certo. Sarebbe bello che in questo momento io entro e ho scoperto come si ferma l'oscurità. Chiaramente ho tirato due dadi, quindi ce l'ho fatta. Sei chiaro, se avessi tirato di più non ce l'avrei fatta. Che bel sistema. Uno squatter potentissimo, lo porto in infermeria. Ok, lo metto sul lettino e gli chiedo di stabilizzarlo. A chi? Bob? A Bob. Signore, ok, farò il possibile, ma avrò bisogno di un aiuto. Questa è una ferita molto grave. Bip. Ilona. Ma le cuffie. Ilona. A un certo punto cominciano a applicare le luci. Sì. Io sono riuscita nel frattempo a studiare qualcosa, capire come si usa questo potere. Beh, sono passati tipo neanche 5 minuti, penso. Che 5 minuti sono passati? Loro sono andati in archivio, tu sei andato nelle abbiamo distrutto l'oscurità che c'era dentro. Ah, così funzionava, bastava che ascoltassi così. Cavolo, è vero. Arrivo. Tutta l'oscurità. Perché nel vuoto non senti lo spazio, esatto. Ma la musica non arrivi, fai in fretta, zero in pericolo di vita. Cos'è successo? Vieni qua. Arrivo. Sei pugnalato di nuovo. Ancora. Quante volte? E nel frattempo ci sono quelli lì del cilice eccetera che fanno bravo, illuminato, bravo. Imparate agli adepti. Cosa è successo? È stato Ron? No, non è stato Ron. Dov'è Ron? Lascia perdere Ron. Ron per la prima volta è nella cappella a pregare il messaggero. Il messaggero è incredibile. Tutto in tonza tranne quello del senza volto. Beh, ti do una mano. Do una mano a rattoppare zero. Era pieno di. Dai una mano a Bob perché io non so fare assolutamente nulla di tutta sta roba. Eric saprebbe. Allora hai. No, Gurbani. Come extra del plot point non si può fare Bob che dice a quanto era arrivato a livello di oscurità. Perché lui me l'aveva analizzata prima che si risvegliasse. Zero. No, quando si è risvegliata. Quando si è risvegliata a 100.000. Era solo una scheggia, a fin dei conti. Sì, sì. Tra da 20.000 a 100.000. Allora, sì. L'altro c'ha 80 milioni. No, 800 milioni. L'altro vuol dire che tu fai così per tirarla fuori e continui a fare una palla per il resto della tua vita. È la sfera Genki da Mario Oscurità. Come quella barzelletta del tizio che sta aspettando la ragazza e inizia a prendere il caccolo e a fare così. È molto che aspettavi. No, tranquilla. Sarà bello scoprire cosa c'è. Guardatela dentro sul video perché se no non rende. È una sensazione che conosco. Cioè. Non le caccole. Le caccole giganti.
Allora, le ferite critiche vanno trattate in maniera leggermente diversa. Mm-hmm. Amputare, così è. amputare. Ho la spada mononucleare, se volete amputare. Rimani con le quattro braccia come nel secondo film di Robocop, che c'è la testa e la manina. Per fortuna il Mad Lab ti dà più 3, più 1 perché c'è Bob e poi tiri tu. Okay. E il resto è tuo. Il fatto che io non ho niente... Ah, ma ce l'ha Eric. Eric e io siamo gli unici con Medichiurgi. Sì. E Gorbani. Siamo tutti e tre a dormire. Andiamo a svegliare Eric. Sveglio Gorbani. Tanto zero è. Però adesso ha un senso il nome. Signore, abbiamo un problema. Cosa vuol dire? È morto Gorbani. Oh! No, per l'amore del cielo, non è morto Gorbani. Beh, chiudiamo qua Coriolis. Scusate. Beh, dati il numero di dark point che ci sono qua dentro, era possibile. Sì. Credo che Eric si sia svegliato. E allora andiamo a parlare con Eric. E sentire l'interfono. Io sono... Ehi, perché mi avete chiuso qua dentro? Voglio bene! Zero non si sa perché, ma si rialza, no. Dov'è il corriolone? No, non fategli usare le... Fatemi uscire! Sì. Non come il tacchino, no. Apri la porta. Signore, sicuro? Non sarà una porta a fermarlo se l'oscurità si scatena. Siete tutti d'accordo, voi altri? Non ho dato quel... Voi altri due! Non ho dato quell'ordine. Okay, sì. Di conseguenza, abolisci a me, cazzo. Apri la porta, sveglia Gurbani. E tieni Eric, se possibile. Vedi che Bob ha un po' paura di Eric. Dagli dell'alcol, al solito. Tanto alcol, lontano dalla stanza medica, perché dobbiamo fare cose... Allora vedi nel video che la porta si apre, poi dal muro escono una serie di sciottini per guidarlo verso a sedersi sul... Invece delle luci di sicurezza le abbiamo sostituite con gli sciottini. Ecco, gli sciottini che escono. Per portarlo velocemente alla cabina di pilotaggio. E lo dirigono verso la cucina. Con la stiva di carico, dove c'è più acqua. Perfetto. Sveglio Gorbani nel frattempo, signore? Sì, e vado a prenderlo, okay. Vado a prendere Gorbani. Lui intanto Bob... Cerca di tenerlo stabile, quanto meno. No, cazzo, sto tirando il Dark Point. C'è tanto Bob che pazza! Intanto Bob fa cambiare sesso a zero. Allora, zero. 4 più 4 Aspetta, è zero è neutro. Più 2. È vero, zero è neutro. Ah, cazzo! Ti ferma la critica, Bob. Sto bravo, Bob. Minchia, davvero, 3 successi ha fatto. Ti ferma la critica, non recuperi PF, però non muori d'emorragia, perché morivi entro 6 minuti. Sti cazzi. Era... aveva un buco nella aorta. In effetti. Ma sei è cosciente? No. O... No, è svenuto, ora... Damn, c'è un buco nella gomma. Niente, sveglio Gorbani. Mm-hmm. Senza particolare cerimonia, gli dico, dottore, c'è bisogno di lei in infermeria, uno dei nostri è ferito. Che... Va bene. Corriamo. Mi faccio vedere. Ah, le gambe. Ah, sì, sì. Odio la stasi. Lo aiuto a reggersi. Gli dico: sì, è una merda. Ha dormito un po'. Poi le spiegherò. E ti porto in infermeria. Prima al ferito. E lui lo visita. Guardo verso l'alto. L'intelligenza artificiale, praticamente. Avete un'ottima nave. Sì, indiscutibilmente. Diciamo che una mano esperta potrebbe aiutarla a magari operare in maniera più chirurgica. Sì, posso ristabilire un attimo le condizioni del paziente. Attendete. Prima gli assicuri i polsi. Quando si sveglierà potrebbe essere aggressivo. Diciamo che lo fa per riflesso condizionato. Sì. Non è intenzione di farlo. Non è il primo dottore che prende a pugni. Adesso è il paziente che prende a pugni. Fra un'ora ti risvegli e riprenderai un punto ferita. L'ultimo dottore si è ritrovato con la flebo. Esatto. Cosa ci faccio qui? Ma me l'ha chiesto lei di essere ricoverato. Ah, scusa. Beh, io intanto faccio carica. Il segno comunque a Samad e dico: andiamo fuori, parliamo. Sì, ok. Cosa è successo? Zero mi ha rubato la bacchetta, l'ha rivolta verso di sé, ha cominciato a pugnalarsi. C'era dell'oscurità. Tantissima. C'era dell'oscurità. Tantissima oscurità dentro di lui. Io l'ho esorcizzato, ho controllato l'oscurità perché evidentemente sono capace di farlo. Come fai? Zero. Io
effettivamente lui è vero. Queste sono le vendette del cieco. Esatto. Beh, perché tu non ci riesci, è così facile. Non sei l'eletta? Ah, no, non sono l'eletta, sono solo l'araldo. Chissà se Ilona è in realtà 5. Un clone di 5. L'ho uccisa con una mossa parkour incredibile. Un clone lo fai anche, sì, da certo. Cellule morte. Zero ha utilizzato la bacchetta contro l'oscurità, Ron ha utilizzato la spada contro l'oscurità, l'oscurità è stata dissipata e l'abbiamo sconfitta, Zero è crollato per terra sanguinante. E questo è il riassunto di tutto. Oh, Eric è sveglio. Eric ha un valore, vabbè, da quanto abbiamo capito... No, aspetta, io lo so che lui aveva 100.000, un valore di 100.000, ok. A quanto abbiamo capito, quello che ci ha ridotti così era più o meno un coefficiente di 100.000 di oscurità. Eric era stimato attorno agli 800 milioni. Il signore 88 milioni, 98 milioni, 980 milioni, cioè certo. Avevo difficoltà a calcolarlo, signore, era grande. Diciamo 90, come si dice, è comunque una scala diversa, completamente diversa. Infiniti paper dollari. Ma fantastiglioni di paper dollari. Da quel che ne so, sì. Il fatto che non si sia ancora risvegliato comunque non sia... come dire, è andata in superficie l'oscurità di Eric e uccidendoci. Credo che tu sia in superficie. No, ok, ma cioè, cos'è che l'ha bloccato? Cioè, riesco gli piace l'alcol, a dedurre che magari appunto c'entra con l'alcol o c'entra con un qualcosa che ancora non si è attivato in Eric. Sono il terrore che svolazza nella notte. No. È il corruttore che durante la riunione di condominio con gli altri corruttori ha detto: sentite, voi pensate a distruggere il mondo in oscurità? È quello che ha incontrato i coboldi, esatto. E si è ritirato qua. E ha detto: io mi tolgo dal cazzo e faccio la vita normalissima da alcolizzato. È in vacanza. Sì, per sempre, che non vuole, non gli frega niente all'universo. Oscurità in pensiero. Ce ne saranno altri. Allora, lascia fare i giovani. Sembra più che altro che l'oscurità di Eric sia un'oscurità che... diversa. Non gli interessi uccidere, okay, nella maniera più classica del termine. Si ucciderò con una cirrosi. Esatto. C'è gente che si impicca nella nave per caso, esatto. Però lui non no, ha fatto niente. E infatti, cioè, allora, con l'oscurità solitamente uccide in maniera diretta. Mm-hmm. Questa è raffellata. Lui porta certo. Sventura. È 17. Fammi una prova di wits. Vediamo se te la posso dire. Altre, lui lo sta uccidendo, Eric. Alla lunga, lentamente, sì. Lentamente, cazzo, no, Eric è morto da tempo. È come se, no, ragazzi, scusate, se lui quando l'oscurità è uscita si è trovato con tre ferite aperte perché si era pugnalato tre volte. Questo qua beve antigelo da anni. Questo è morto. È un'ottima osservazione. In effetti, questa cosa può essere è un'ottima osservazione. Nel momento in cui si libera dell'oscurità, però, è morto. Cioè, se riuscisse a controllarla, no. Se riuscisse a controllarla. Secondo me, più che controllarla, diventa compagno di divano, no? Tipo che si guarda Netflix, sì. Vai a prendere le patatine. Comunque, cosa che ho dedotto. Deduci, cioè, più che altro per come ha ucciso Eric in passato, perché non si può negare che l'abbia fatto. Sì. Lo fa in maniera creativa. Ah, ok. Si annoia. Ok. Però noi non ci abbiamo mai fatto niente. No. No, appunto, ma perché probabilmente si sta divertendo. Perché noi gli creiamo le occasioni. Sì. Perché poi da solo si rompe il cazzo. Trovarlo, lui con i Bob non è molto affabile. Sì, si sfuga con i Bob, così. E gli piace guidare. Io credo che in questo momento, esatto, l'oscurità che c'è in Eric non è un problema per noi quanto lo è per Eric stesso. Finché Eric lo occuperà, intendo dire che gli darà modo di sfogarsi in modo creativo per come è Eric, che lo conosciamo, non avremo problemi con la sua oscurità. Ilona, e sti cazzi? Cioè, ho capito che potrebbe decidere di non uccidere noi, ma non è un problemino che ci sia
un djinn di livello impensabile che viaggia con noi per l'universo ammazzando gente randomica e domani potrebbe decidere che la cosa non gli sta più a genio e diventare una supernova? No, ma infatti sto dicendo momentaneamente. No, sì, d'accordo, di certo non dobbiamo uscire adesso. Infatti cosa è successo? Ho chiesto di uscire, l'ho fatto uscire, lo sto facendo bere. Ma non è che possiamo non affrontare la situazione, cazzo. È incredibile come a posteriori Simone sta cercando di giustificare le scelte di Gianni. Tipo, no, questo l'avevo pensato. Sì, sì, ma Gianni non lo sapeva. Quindi quando lui Gianni ha... non lo sapeva. Beh. Quindi quando Gianni ha fatto l'elettroshock sul tacchino, ha assolutamente senso che l'oscurità si stava annegliando. Ha detto, vabbè, vediamo che cazzo succede. Ha fatto l'elettroshock sul tacchino. Però Gianni non lo sapeva. E quello è il punto clou di questa discussione. Che la cosa assurda. Ha un senso, ma solo a posteriori. Sì. Maestria del master. No, e non per Gianni, però. Certo. Quindi è sempre malattia di Gianni. Quindi la cosa importante è che noi non conteniamo Eric. Ti pare che lo sto contenendo? No, cioè, infatti. Su questo... Nel frattempo noi cerchiamo di trovare il modo di... Aiutami nell'aiutarti. Io voglio capire come... fare a controllare l'oscurità. Allora, pare che tu abbia qualcosa di speciale. Pare che tu questo qualcosa di speciale fino a questo momento lo abbia. Gli ormoni classici. Peraltro tu attiri l'oscurità in faccia. Io ho la capacità di attirare, e non quindi di vedi, controllare. Vado benissimo con Eric. Allora, tu vuoi veramente essere di aiuto, imparare qualcosa? Sì. Ok, il primo passo potrebbe essere smetterla di cazzeggiare con quei talismani che ci stanno rendendo ricchi e assolutamente non aggiungono nessun cazzo di valore all'universo. Se vuoi veramente... Mi dici tu questo? Certo che lo dico io, mi hai chiesto di insegnarti. Ho preso pure il talento. Ma che talento? Ora funziona. Più. Adesso! Sono 12 anni che non fanno un cazzo. Adesso invece funziona, è un parato. Funzionava anche prima, per zero. Posso cercare di addestrarti come ho addestrato Zero al tempo nell'utilizzo dei... nel controllo dei... di questi poteri, però devi cercare di avere pazienza. Ma sono anni che aspetto, non è giusto. Io sono l'Eletta. Scusate, ma cosa intendete con addestrarvi nell'oscurità? Questo è Gurbani. E questo è Gurbani, non avete cambiato no, stanza. No, certo. Eric ha un potenziale 90, 100, 80. Che cazzo vuol dire? Allora, hai presente che l'oscurità? Ok, sarò breve. Hai presente quando hai passato anni e anni della tua vita controllato da un'entità maligna? Sì. Ok, per evitare di fare la stessa fine, noi preferiamo prendere il toro per le corna. E questo ti basti. Il tuo amico dovrebbe star per arrivare. Come? Cioè avete inviato il messaggio da dove? Dal portale? Da qui? No, dalla nostra nave, verso casa sua. Beh, dalla nave lo credo anch'io, a meno che non hai spedito un tappeto con scritto qualcosa sopra. Potrebbe essere. Però... Ron, perché non ci abbiamo preso? Questo fa capire che Ron è scosso dagli ultimi avvenimenti, perché non ci ha pensato. Ma è nella cappella per la prima volta in vita sua. È vero, però è più problematico che non abbiamo pensato al tappeto. Ci vorranno almeno 10 giorni prima che arrivi il messaggio. Stiamo andando in quella direzione, così quando lo riceverà. Così superiamo il messaggio? Interessante. Ci fermeremo a breve distanza da Coriolis, ma comunque a distanza di sicurezza, e aspetteremo. Non ci entro a Coriolis, c'è una guerra civile. Sì, avevo sentito della guerra civile. Sai il pad che mi avevi dato per aggiornare? Certo, hai una linea più pratica da suggerire? Entrare direttamente nella spina? La parte alta di Coriolis? In fin dei conti, quello che mi cerca è il... dovrebbe essere ora un buon livello del consorzio. Beh, stiamo comunque andando in quella direzione. Il consorzio fa parte del concilio ristretto. Allora, potrebbe anche andare bene. Comunque dobbiamo arrivare a Coriolis. Stiamo andando lì. Riceverà il messaggio, quando saremo vicini gli ridaremo un altro messaggio, anche perché non è che possiamo attraccare la spira senza autorizzazione sua. Beh, se c'è comunque una rivolta in corso, avete scaricato l'ultimo bollettino? In effetti no. Scusa, è capitata altra roba.
tipo sì, dice va a vedere con le mani sanguinate per i guanti. Bob, l'ultimo bollettino, l'ultima gazzetta di Coriolis, cosa ti gazzettino. L'eco di Coriolis. Esatto. Le Coriolis. Le Coriolis. L'ultimo bollettino parla che la ribellione si è assestata nei Sellar ed è arrivata fino alla parte alta del Promenade. Minchia, è salita tanto comunque. È salita parecchio, quindi dal Sellar ha ripreso fin quasi al Promenade. Sopra. Il Promenade qua giù è il livello abitativo, quindi qua giù ci abita la gente. Sì, sì. Quindi hanno trinceato questa zona e... Noi l'ultima volta che eravamo attraccati eravamo nell'anello sopra. Nell'anello. Quindi la parte del core, della parte centrale, fino alla spira, ancora è sicura. Però e la legione è all'interno a mantenere il controllo con tutte le sue navi, le truppe. Infatti il Promenade e il core e la spira, la parte alta, quindi la parte medio-alta, dall'anello in su della stazione... è protetto dalla legione che è venuta qua con uno staccamento a bloccare il tutto. Considererò le sue parole, dottor Burbani. Intanto grazie per quello che ha fatto. Al contempo leggi anche che l'ordine dei paria è riuscito a muoversi così tranquillamente perché dopo quello che è successo da Mura loro hanno perso almeno la metà della flotta con un attacco misterioso da parte di un virus. Lo so. E tra l'altro si dice anche, ma non ci sono voci che lo possano confermare, che i draconiti hanno avuto un ruolo in questo. Ecco. Che hanno cercato di aiutare in primis, ma poi sembra che sia successo qualcosa che li abbia fatto scontrare con la legione. Fatto sta che la legione ha perso molte forze. E con questa ribellione che c'è in atto a Coriolis, dato che il consorzio praticamente vive su Pua e Coriolis, il suo centro di potere, e la legione è il braccio armato del consorzio, hanno fatto riconvertire tutte le forze su Coriolis per riprendere a modo la base, riorganizzarsi e poi rimettersi a controllare le vie. Io una volta, perché gli ho detto molto a Gurmani, pure troppo, esco e in separata sede chiedo a Bob se, date le sue previsioni, è possibile che attraccando in quella parte di Coriolis qualcuno si è equipaggiato in un modo tale per cui possano si possa percepire ciò che i draconiti avevano percepito di noi e della nostra nave, perché i draconiti ci avevano attaccato perché ci avevano scansionato e identificato come infetti. Sì, avevano fatto una scansione a distanza, cosa, una tecnologia che neanche Bob conosce. Okay. La domanda è, dato quello che sai delle risorse tecnologiche presenti nella parte alta di Coriolis, qual è la forcella di probabilità, per quanto ampia tu possa, darmela, che andando lì ci esponiamo a un'identificazione del genere? Perché io non... 1% bassa, perché non sono tecnologie. Per quanto ne sa, non esiste una tecnologia del genere. Okay. E nella stazione di Coriolis si sa che esiste un draconita. Quindi lui potrebbe, se per caso ha questa tecnologia, sgamarci. Perché io non vorrei andare lì per poi dover fare una fuga rocambolesca. Ma non, cioè, nel senso, alla fine. Beh, considero comunque le parole di questa persona, perché, cioè di Urbani, perché non è una cazzata, però c'è anche da dire che se è talmente prezioso, se non mi voglio avvicinare a Coriolis, manderò una navetta, che cazzo. Cioè, vediamo, non lo so, è una cosa che devo considerare. L'altra cosa che leggi nel bollettino è che attualmente si è instaurato una specie di blocco navale. Quindi non possiamo neanche entrare? Ci vuole un'autorizzazione di alto livello perché non vogliono che tramite le navi scappino i rivoltosi. Ah, la gente può uscire. Certo. Esatto, quindi il Neoptra sembra essere parecchio sotto controllo. Beh, mi viene da dire che vabbè, ci avviciniamo e in realtà mando un messaggio a questo punto non cifrato al nostro committente e gli dico: piccolo aggiornamento, stiamo venendo da voi. Prepari quello che è necessario per accoglierci. E va fatto. Dopodiché io tutto il tempo che ho, non è vero, vado a parlare con Ron. Lo cerco ovunque,
tranne nella cappella, non lo trovo da nessuna parte. Sono fuori con l'exotuta. È più probabile. Sì. A guardare l'oscurità fra le stelle. In effetti sì, io chiamo il canale esterno. Cioè, ci sarà una, un canale circuito chiuso nell'exotute. Ron? Sì, poi c'è comunque... È l'unico posto dove lo cerco. Faccio una pustrinata. Beh, che la nave è grande, ma prima o poi mi trova. Beh, nel momento in cui vai, sì, ma dai. Poi nel momento in cui vai a cercare una cosa armamenti, secondo me passi, ma lui è silenzioso nella cappella. Ma comunque vedi. La nave ha i sensori interni, cioè i vostri segni vitali li riconosce. Ron? Io sono seduto, anzi, sono praticamente. Direi in ginocchio, ma non è un inginocchiato fervente davanti alla cosa. È più tipo sfatto, sfinito, con le braccia penzoloni di fianco che fissa le icone con aria smorta e confusa e pallido in volto. Tra l'altro tu che sei stato lì un po' hai visto che sulla cosa del senza volto ci sono tipo un centinaio di tacche. Magari stai tenendo i conti dei giorni in cui non hai ucciso qualcuno. Sono pochi, però. Un coltello nella piaga. Lui è fiero delle sue uccisioni. Peraltro, io come relationship, che poi la scheda si è bagnata e tutto il resto, ma io riuscirò a fargli capire che non so, a far capire a Ron che non sono tutte cazzate. Una cosa del genere. Era. Scrivetelo. Beh, la mia è Samad, dice solo fanfaluche. Esatto. Dovrò rivedere le mie opinioni. Non mi sembra da te reagire così. Lasciami solo. Io faccio di sì con la testa, mentre esco gli dico: non è cambiato un cazzo, hai sempre qualcosa da fare. E esco. Mentre stai uscendo senti che praticamente pianto la spada nel pavimento. E senti Bobby che fa. E mi sto alzando, girandomi abbastanza di scatto verso di te, ma non in maniera aggressiva, no, verso certo. Di te. Proprio sono solo incazzato con il mondo, l'universo e tutto il resto. Ritiro fuori la spada e dico: questa oggi non l'ho usata. E ho promesso che la userò contro la persona contro cui la devo usare. Dopo quello che ho visto oggi, io non posso permettermi di passare un altro giorno senza avvicinarmi al mio obiettivo. Quello che è successo oggi potrebbe annichilirci in qualsiasi istante. Se quella roba è dentro ciascuno di noi, tu adesso rivedi in maniera diversa tutta la cosa col capitano. Sì, chiaro. Picchiare un cadavere è facile uccidere la gente così. Io so che dico un sacco di cazzate, ma in questo momento mi sembri zero. Queste cose erano vere anche prima che ti accorgessi che lo fossero. Non per me. Certo, non vuol dire che lo fossero di meno. Quindi, se quando non lo sapevi questa cosa non ti ha allontanato dal tuo obiettivo, perché adesso che lo sono e che quindi sai che c'è un pericolo, dovresti considerarlo peggiore di quanto non sia realmente. Sai che c'è, respira, cerca di capire cosa significa contenerlo, chi possono essere i tuoi alleati, e ci dirigiamo, e indico la spada, verso quello che devi fare. Manca pochissimo per scaricare il pacco, poi non abbiamo altre priorità, ma non mi ti... Per favore, non cedere adesso, perché sei l'unico baluardo di stabilità che c'è in questa cazzo di nave, a parte me. Non ho nessuna intenzione di cedere. Ma, ciò non di meno, non posso non sentire la pressione di quello che ho visto. Assolutamente, è una cosa... E per quanto per me non fosse vero prima, e lo è adesso, proprio per questo motivo, ora lo sento e prima no. È come un formicolio alla gamba. Finché non ti impedisce di camminare, puoi fare a meno di pensarci. Quando ti metti in piedi e devi correre, non puoi ignorarlo. Quello che è successo oggi è un formicolio. Potrebbe essere un problema nel correre. E non posso ignorarlo. È giusto.
Pensi che la risposta la troverai qua? Non te lo chiedo scettico, cioè si vedi proprio che... È una domanda. Sono solo venuto a chiedere al messaggero di dire a Shariar che sto arrivando da lui. Ho mal giudicato quello che stava succedendo. Bitch! Non sia mai che dubiti di te una seconda volta, Ron. Zero ancora vivo? Zero ancora vivo. Io sono a vegliare al capezzale di Zero. E nonostante tutto, confermo la mia ipotesi iniziale. C'erano dei motivi per fidarsi di lui. Solo è che, cazzo, è inquietante quella persona. E penso che dovrò parlare con lui quando si sarà svegliato. Io mi sono fidato di Zero in tutti questi anni, nonostante tutto quello che so di quello che ha fatto. E so tanto di quello che ha fatto. Molto più di me, questo è sicuro. Mi sono fidato di lui lo stesso. Quello di cui non mi fido, e non mi fido di nessuno di noi con quella roba in mano, è il potere che quella roba dà a qualcuno. Assolutamente. Infatti quello che stavo pensando era di... Allora, io non posso chiedere alla nave di distruggerla, perché non ci sarà sempre la tua spada, e noi non abbiamo armi contro l'oscurità. Io ho soltanto imparato a tenerla ferma. Fisicamente dico tenerla ferma. Può comunque fare quello che le pare. Ma possiamo nasconderla nella nave e, adesso che Zero dorme, chiedere alla nave di farne una copia che sembri identica. Non è solo in questo momento, anzi non è molto di Zero che mi preoccupa. Lo so. In ogni caso, questa, indico la tasca, è meglio che non si sappia dove sia. Infatti, non dirmelo. D'accordo. Io... A cosa ti riferivi? Io chiedo alla nave, sì, di fare, tanto comunque, visivamente è una cazzo di pezzo di grafite, cioè nel senso non è che sia... di farne una, di scannerizzarla e fare una copia perfetta. Dopodiché nascondo la copia e mi tengo il pacchetto. È una fotocopiatrice. È un'altra, come una fotocopiatrice, come l'altra volta. In una che era la cabeza di stridono Zero, vede che mentre sta riparando ancora un po' la cosa così, sì, vede che c'ha al collo uno dei talismani bio. Gli prende dalla tasca 100 birre. già pagato. È un leasing. Almeno ogni volta che funziona 100 birre. C'è proprio lo scatto tipo come il tassometro. Vabbè, tassometro. Sei ancora vivo. È una cosa che misura i tassi, sì, proprio. Ah, quindi hai usato il metalismano, che carino, sei ancora vivo, quindi ha funzionato 100 birre. La persona più ricca di tutto l'orizzonte. E' per quello che attira l'oscurità. L'avidità. Esatto. Allora, per il resto, quando si sveglia, chiedo alla nave di chi dirmi. Alla nave, quindi fai scannerizzare la bacchetta e gli fai fare una copia. Sì, okay, sì. Dopodiché chiedo di... cioè prendo la cassetta di sicurezza, nascondo la bacchetta finta nella cassetta di sicurezza e tengo quella vera. Scusa, la cassetta di sicurezza finta, no, esatto, okay. E nella cassetta di sicurezza finta metto la bacchetta vera, bacchetta section, esatto. Dopodiché, fino a quando non si sveglia Zero, io mi metto a fare ricerche nell'archivio della nave, sì, cercando le entità storiche, Jean, quelle che sono, che sono famose per avere un potere illimitato. Cioè cerco di ricondurre qualcosa a un valore di 90 milioni. Gli dovrebbe venire facile come ricerca. Sì. Perché tipo vedi che una settimana prima l'ha ricercato esattamente le stesse cose Zero. Ah, cioè nella cronologia. Soprattutto no, vedi che ci sono tipo 750 cartelle sui Jin. Già scaricate e ordinate. L'hanno usato Zero, cioè... Eric. Cioè Jin, interracial porn, Jin. No, c'è sempre Jin, ma scritto diverso. Poi c'è Jin e Jin. E c'è un file che racchiude un po' un riassunto scritto da Zero. Ok. E su quello trovi che uno dei nomi più potenti descritti è Azared,
che era un precettore che è stato corrotto dall'oscurità. E quindi è uno dei Djinn più potenti che si conoscesse. Tanto quel nome ti dice qualcosa, perché per come si è comportato e tutto vi ricorda l'oscurità che avete affrontato ad Altmira quando avete conosciuto Ilona. Ok. Senti, io che ho Culture, sì. Con dava più 3 l'archivio? Sì. No, gli posso dare un'informazione io? Certo. Trovi proprio quello sottolineato da 0, che è la parte più importante, è stata copiata più volte. Trovi. Quando un djinn malvagio possiede un umano, c'è poco tempo prezioso per credere a un predicatore di compiere un esorcismo. I segni di un possesso possono essere molti, ma in alcuni casi una possessione possono essere molti, ma in alcuni casi solo una febbre alta. Sintomi: dolore persistente in diverse parti del corpo, anche se i medici non trovano niente. Allucinazioni, depressione che induce a forti dipendenze. Non sopporta di ascoltare le sacre scritture o il credo essere recitato. Incubi costanti. Sbalzi di umore, cambi di personalità e disorientamento. Mi ricordo qualcosa. C'è di fianco la foto di Eric. No, non era così intelligente Zero a fare quella copia. Quell'associazione. Allora, io faccio un tiro di calcio. Sì. Voglio approfondire. Non è che dice canti con dietro Eric. No, voglio approfondire tutto ciò che riguarda Zara. Però pensavi che solo gli desse fastidio a lui, perché che palle sta religione. Ho fatto 2 successi e 2 vantaggi. No, 3 successi e 2 vantaggi. Per dimmi, scusa. Io voglio approfondire la bibliografia su Azared. Sì. Non necessariamente adesso, proprio raccolgo. Più che altro su grandi fonti di oscurità. Allora, il discorso è: io ho un dato che spero sia quasi un'unicità. Questo 90 milioni, ok? Lo voglio ricondurre a qualcosa di molto specifico. Allora, considera che Bob è una nave degli antichi, dei costruttori di portali. Quindi questa tecnologia di misurare l'oscurità è una cosa unica di Bob. Certo. Allora, sai cosa ti dico? Quindi non troverai mai un dato di questo. Certo, un comparativo. Trovi solo le leggende. Ok, perfetto. Allora, quello che voglio fare con questi 3 successi è avere un indizio su dove io cosa ne so, leggende della biblioteca di Babele, dove c'erano... Ok, io voglio cercare di capire dove possa trovare informazioni realmente attendibili, sì, che mi permettano di conoscere qualcosa di più, per davvero, di questa stramaledettissima entità che c'è dentro Eric. Ma di più veramente: come è nata, come si comporta, che personalità ha, da dove viene, quali sono le sue debolezze, qual è la sua natura profonda. Allora, nelle leggende, soprattutto quelle dell'ordine dei Paria, trovi che l'oscurità non è altro che il riflesso negativo delle icone. Quindi per cui, se esiste qualcosa di potente come le icone a cui gli umani si appellano per votare la loro anima al bene e alla strada giusta da seguire nell'orizzonte, ve ne sono alcuni che possono seguire la via opposta, sia naturalmente sia volontariamente. Se lo fai volontariamente, molto spesso questo ti porta a diventare una loro entità. Ok. A questo poi trovi che i riflessi delle icone, quindi le icone negative, ve ne sono citate come demoni di enorme potenza, e ci sono alcuni nomi. Una è indicata negli appunti di Zero, che fa l'esempio della donna, della signora delle lacrime. No, è un aspetto della signora delle lacrime, sì, non è un opposto. È quella dei draconiti. Esatto. Ah, sì, scusa, sì, l'esecutore. L'esecutore è come la vedono i draconiti. Ok, i nomi sono? La bestia, la volpe, il misero, il condannato, l'ignavo, il folle e il vanitoso. E il folle è quello che ha preso possesso di Omar. Esatto. Lui ha detto così nella sua mente. Quindi, se quelle sono le cose dei draconiti, vuol dire che i draconiti seguono un'icona che taglia via parti del corpo fino a che non rimane nulla e lascia il fantasma intrappolato nell'oscurità? Beh, quello che faceva il tempio non era tanto diverso. La giuria può deliberare, non ho altro da aggiungere. Così, per dire. Diciamo che ognuno può seguire poi le sue
versioni e interpretazioni delle sacre scritture delle icone. Ovvio che la jihad, per esempio, per fare un esempio nella nostra realtà, certo, nel Corano è lo sforzo per convertire l'infedele, certo, colui che non crede in Allah. Questo non vuol dire mettiti una bomba addosso e grida Allah Akbar. Certo, assolutamente. È un'interpretazione estremista di un certo gruppo di persone. Certo. La signora delle lacrime, che è quella che accompagna i defunti verso l'infinità dell'orizzonte, evitando che incontrino l'oscurità che corrompa la loro anima, contro quella che si chiama l'esecutrice, è un aspetto di una visione molto ristretta dei draconiti. Perfetto. Vuol dire tutto, vuol dire niente. Può essere anche completamente malvagio. D'accordo. Adesso. Devo tirare un po' di dati. Io non faccio nient'altro fino a quando non si sveglia lui. Ditemi voi. Cioè, ovviamente dici anche tu quando e se arriviamo in prossimità di... Allora, voi continuate a viaggiare a zigzag sfruttando le orbite dei pianeti, come vi avete detto. Quindi ci mettete più tempo. Perché non è una linea diretta. Invece che 2 giorni ci metterete 3 giorni di viaggio. Considerando la velocità della luce, tra l'altro... ci vorrà 2 giorni perché vi rispondano, perché arrivi il messaggio a Coriolis, 1 giorno perché torni indietro, perché nel mentre vi siete avvicinati. Quindi verso il secondo giorno, la fine del secondo giorno, Zero si riprende e viene comunque trattato e tutto. In questi giorni recuperi anche appieno tutti i vostri punti ferita. Chiunque sia ferito si può rimettere. Anche Mind. Sì, Mind basta proprio riposare. Io in questi giorni... attività libera, ovviamente. Mi sacrifico per la ciurma, praticamente. E pulisco tu, no. No, intrattenendo Eric. Ah. Che perché sono quello che ha un rapporto più stretto con lui per qualche motivo strano della nostra vita. E sapendo adesso quello che sappiamo... lo intrattengo, gli racconto le barzellette, gli ricordo di quando abbiamo ucciso la gente che si è impiccata da sola. Gli ricordo di quando gli racconti di quando ma non possiamo ricomprare una nave, mi annoio, voglio andare quando Samata aveva messo le cabine di lusso e voglio avere smontate di notte. Esatto. Gli facciamo anche uno scherzone a Samad per animare un po', per animare un po' la cosa, no? Distruggete l'ultimo vestito che ho. No, mettere in doccia. Ci ho già pensato. Chiedo alla nave di far costruire delle cabine di lusso in miniatura. Te le portiamo in una scatola e poi Eric te le sfascia davanti. Così si diverte. Io capisco, come si dice... Ma soffri un po' comunque. Certo, assolutamente, certo. Nel senso, è di un po' in poi. È la cosa... Sì, sì, lo segno, è corretto. Però ecco, è un mind point permanente. Basta, lo tolgo dal massimo. Io questi 3 giorni li passo così. Ok, mi sembra una cosa saggia. Io voglio parlare con Zero. Io volevo parlare con te invece, se mal poi. Vedete voi? Sì, no, vabbè. Beh, prima lei, io dormirò un giorno e mezzo. Urbani nel frattempo? Lo ricongeliamo. No. Mai ricongelare dopo aver scongelato. Si tenga lontano da Eric. Attenda, paziente. Mangi che... Mangia che buono. Esatto, mangia che buono. Che siete non bere l'antigelo. Non bere l'antigelo. E se ha bisogno di me, mi trova. Altrimenti non mi romperà. Va bene. Tira un po' lui. Ah, lui ovviamente ha privilegi ristretti. Tipo? Tipo? Tipo che non può accedere ai comandi della nave. Tipo che... ok, come si dice? Adesso ce li ha. Beh, mica scemo. 2 successi di base. Io non mi... come si dice? Non, in realtà non mi concentro troppo su di lui perché mi sono fidato e continuo a fidarmi. Sì, sì, Io mi fido un po' di... sapete che sono un po' troppo buono, quindi... A me non viene... Lui lo vedi solo lavorare tranquillamente al computer. I porno. Sono 20 anni che non li guarda. Non dovrebbe usare un secondo, è pieno di fazzoletti. Beh, io ovviamente non uso poteri, però glielo chiedo, dico, la vedo particolarmente affaccendato, si annoia.
Mi sto informando sugli ultimi avvenimenti. Occhio che l'ultimo che si è annoiato è un demone con 98 milioni. Mi sono informato su tutti gli avvenimenti, tecnologie, c'è tanto da scoprire su questa nave. Sì. Ti chiamerai Bob. No. Ho letto di cosa è successo ai vari Bob. Anzi, ho conosciuto Bob e ci sono andato a parlare. Le condanniamo ad essere rinominato Bob. Le dirò, dottor Gorbani, se non fosse che ho un amico da cui la devo portare, le proporrei di entrare a far parte dell'equipaggio. Mi sembra una persona intraprendente. Sono un uomo vecchio di 20 anni, non è detto che... Per quanto sia rimasto abbastanza giovane. Non è detto che... Non posso accettare la sua proposta. Diciamo che finora lei si è rivelato molto utile e la vedo caratterizzato da una certa intraprendenza. Ancora morto. Soprattutto mi pare che non ami... Beh, diciamo che una persona che tende a tenersi lontano dal pericolo non va in una missione come quella in cui l'abbiamo trovata. Non finisce in posti simili. E di solito questo genere di curiosità si associa... ha una predisposizione verso... Beh, il nostro primo compito nella sezione di ricerca è andare verso l'ignoto, quindi l'ignoto ha i suoi fascini e il suo rischio. Ecco, è esattamente quello che stavo dicendo. Per quello dicevo che potrebbe esserci utile, ma penso che non sia destino, d'altra parte... Non lo so, vediamo a Coriolis cosa succederà. D'accordo. Per intanto le dico che è stato un piacere, nonostante le circostanze in cui ci siamo conosciuti, finora è stato un piacere, ecco. Grazie, capitano. Intanto beve. Erika. Guarda, io stavo passando 3 giorni con Erika. Esatto. Hai il fegato spappolato. Voglio un tiro di force, no, di strength. Aspetta, cos'è? No, di survival. Di survival ma su strength. Che vuole farti bere l'antigelo. Questa è una nuova invenzione. Devi assaggiarle, buonissima. Povero. Mi dà il terzo giorno. Sono collassato. Non ho fatto fumble. Al secondo giorno vedi che ogni tanto viene ricoverato in infermeria delle flebo di fisiologica. Io immagino che a un certo punto siano anche ubriachi abbracciati che stanno facendo un coro tipo da stadio contro Shariar. Solo le lame, portiamo solo le lame. Shariar solo le lame. Tu mi cercavi. Sì, in questi 3 giorni faccio 3 cose. Ovvero la prima è feromonizzo Zero che è addormentato. Così tanto per... Così per gusto mio personale. Poi... No! Mamma mia, sti feromoni. In realtà ne ha solo uno molto grosso, che è il motivo per cui ha il vestito. Sì. È la palla degli Strongman, quella che te la metti qua e poi la puoi cadere dietro la spalla. Cosplay. Una volta di queste faccio dei canti sacri vicino a Eric, così tanto per dar fastidio. Vedi che non reagisce minimamente. Ok. È troppo bello. Se no che dice che è musica di merda, cambia. E poi niente, vado da Samad e dico... dovevamo parlare, no? Dovevi spiegare come funzionava quello che sai fare. D'accordo. Allora, la prima cosa da fare è fare un po' di allenamento. Prendi uno dei tuoi talismani. Sì. Non finì bene l'ultima volta. Mettilo in mano. Sì. E poi gira il palmo della mano e farlo cadere. D'accordo? Ok. Quando cade, convinciti che non cadrà. Pensiero positivo. Il cucchiaio non esiste. Devi visualizzare il fatto che non cada. Devi convincerti profondamente che non cadrà. Sono convinta. No. Fallo per i prossimi 4 giorni. 5. Ok, va bene. Per qualche ora al giorno. Ok.
mi eserciterò. Lo fai per davvero? Sì, lo faccio. Va bene. Cioè, ci provo. D'accordo. Ci credo. E intanto parlo con Zero. Cioè, ciao, vai in un angolino. Se lo fa per i prossimi 4-5 giorni. Intanto siamo arrivati. Zero è sdraiato. Tirami un dado. Mettici tutta te stessa. Credi nel cuore del dado. Credo nel dado. Una cosa importante, per me lei non deve sviluppare la telecinesi. Lei deve arrivare a credere che qualcosa che non deve succedere possa succedere. Sì, infatti se fa 6 sblocca Mystic Power. Infatti, ok. 6! Hai talento, ragazza. Ce l'ho fatta. Metti un punto a Mystic Power. Così, a gratis. Doveva fare 6 con l'addestramento. Sono d'accordo. Volevo solo dirlo per gli spettatori. Cosa succede? Matita. Sì? Cosa senti? Di cosa ti accorgi? Che bravo mentore che sono, vedi quanti dati funzionano. Allora, che bel sistema. Che bel sistema. Di cosa mi accorgo? Cosa... Hai un altro feromone. Allora, tu arrivi e non puoi parlare con Zero perché è coperto da queste palle grosse così. Cioè, sono pesantissime così. Non riesco a muovermi, mi sa di... Riesci ad accorgerti di una cosa. Vedi che la nave... Ma io non servono un cazzo. Non è vero, adesso quelli posso... Quelli bio non servono un cazzo. Posso sì. Mangiare. È vero. Razioni in emergenza. L'oscurità, in fin dei conti, non è altro che una forma di energia. Ok. Cominci a capire e a comprendere come questa energia fluisce. In modo contrario rispetto a quella dell'energia naturale. A saperla incanalare riesci a governarla e a usarla a tuo vantaggio. Ok. Quindi nel caso di Samad lui capisce come creare delle trappole per l'oscurità, come usare questa forza per spostare gli oggetti, poi qualsiasi cosa perché ha preso tutti i talenti. Tranne l'unico che ho preso io. Esatto, ma adesso ho abbastanza non è neanche stop. No, in caso Ron mai. Riesce a quella comprendere come estrarre l'oscurità da delle persone e usarla come ponte per, diciamo, i primi pensieri. E avere io ho solo premonizione. Sì, premonizione. Come infatti, io vedi, sono stop. Vedi l'energia come scorreranno. Ok. Sì, certo. Io... Ha una previsione di come scorreranno le energie. Io penso che la paranoia fluisce così tanto forte verso di lui che non può fare a meno di... vedere, cioè è un uso istintivo secondo me. La mia paranoia ha aperto il terzo occhio sulla mia fronte. Pietro però! Una cosa, io potrei decidere di prendere premonizione, ma io ho scelto che non prenderò mai stop. Perché per me è una cosa che potrei cercare di simulare, però è una cosa, la vedo come una cosa che fa parte di Zero proprio come personaggio, e quindi non la utilizzo. Anche perché visto che è molto pericolosa. Oltre a questo, riesci ad accedere alla capacità di controllare questo flusso e quindi di indirizzarlo come l'ago di una calamita verso di te. Ok. Quindi riesci adesso a tirare l'oscurità. A direzionare e a attirare l'oscurità verso di te. Ok, quindi sono un'esca per l'oscurità. Poterone. Allora... Puoi correre super veloce, ma solo in un incendio. Solo se sei in fiamme. No, magari non mi succede niente. Puoi volare a 4 centimetri. L'oscurità però, siccome ti comporti come una calamita, è attratta da te e non può farne a meno. Sti cazzi. Quindi se gli metti una trappola davanti, lei ci va dentro. Va bene. Quindi è un potere da usare tipo una volta sola. Da usare in congiunzione con qualcun altro. Con... Esatto, perché sennò... Beh, tu intanto hai Mystic Power che ti apre, sì. Se spendi un sacco di punti. Beh, diciamo che se noi nella nave riusciamo a installare la cazzo di stanza anti-oscurità, dove l'oscurità viene dissipata, tu ti ci puoi mettere dentro e fa vietch. Vieni. Sì. Per esempio, si potreste fare una cosa del genere. Va bene. Oppure l'oscurità sta possedendo Zero, e entra in bocca e lei fa, no, vieni da me. È tipo una specie di mega feromoni anche per l'oscurità, quindi c'ha senso. La fai a ridicinare intanto gli lanci. L'oscurità è una palla medica. Mi piacciono, questi feromoni. Sono due danni all'oscurità. Di contralto, tu quando ti racconta queste cose di vedere questi flussi che si muovono, tu non hai la minima idea. Bomba. Beh, bene. L'importante è che trovi la sua strada, bravo, esattamente come ha fatto Zero. Però lui, come si dice, però lì qualcosa sta maturando. Questo lo sento in lei. Sì, ma non è il classico modo di usare l'oscurità, mettiamola così. Perché certo.
tu non sei consapevole di usare l'oscurità. No, tu sai che hai questi poteri. Certo. Lei invece la vede, la sente. Quando ti risvegli, Zero, questa percezione che ho descritto a Ilona, in fin dei conti la vedi anche tu. Riesci ora a vedere se ti concentri fortemente, quando merda, prima, giusto, le modificazioni genetiche. Per vedere se c'era dietro niente dentro di te, vedi delle onde di energia che possono passare attraverso il corpo di uno che è affetto da oscurità. Quando ti si avvicina a Samad, è perfetta l'oscurità. Due motivi, è perfetta perché io poi mi volevo prendere, se possibile, se c'è quei punti dopo, un talento, visto che per il momento ho zero di oscurità. Mm-hmm. Per essere un po' più resistente, ok, per controbilanciare la cosa. Comunque Samad, quando si avvicina, prima la prima cosa che sente dopo due giorni che si avvicina all'infermeria è la pallina. Sta migliorando. Eric ti guarda, è un feromone, come un gatto, è un feromone gigante. Le attrezzature distrutte, buchi nella nave. La stessa cosa succede anche a Ron. Stessa che vedo le onde. Man mano che te ti avvicini nel tempio, ti avvicini al messaggero, preghi, percepisci sempre più il flusso delle cose. E quindi ora tutti siete in grado di percepire l'oscurità. Che culo. Tra l'altro, quando si avvicina a Ron, a Eric cosa vede? Perché quando si avvicina a me vedrà queste onde attorno, ma quando si avvicina a Eric è come un buco nero. Vedete, però devi concentrarti un minimo, non è che è sempre sì, è un potere che dovete attivare, quindi vi dovete concentrare sui vostri sensi. È come se aveste sviluppato il sesto senso verso l'oscurità. No, non viene accecato. È come a D&D quando fai percepire il male, certo, la fonte di male è enorme, devi tirare su volontà, se no rimani stunnato. Sì, non è la quinta, ma Io sono di 3.5. Eric, quando vi avvicinate, se vi concentrate su di lui, è come un buco nero, però al centro di questo buco nero c'è un pallino bianco, che è Eric. Estraggo 3. Estraggo 98 milioni. Che mangiatona, così sono sicuro di avere un successo. Esatto. Perché io sfrutto la meccanica. Bravo, così si fa. Avete capito come si giocano di End? Allora, e io volevo parlare con Zero, appunto. Io entro nella stanza e vedi che sta giocando con una pallina facendo rimbalzi incredibili. Ti vedo meglio. Peggio sarebbe difficile. Sì. Tratta di fianco al letto c'è il fucile, quello a mesoni che è smontato. È successo troppo perché io tenga ancora questa cosa. Ho deciso di fidarmi. So che sbagli. Finora ho avuto ragione. So cosa hai fatto, Omar. So cosa hai tentato di fare, Omar. Lo immaginavo, a quanto pare questo potere smette di funzionare nel momento peggiore. Stiamo andando ad ammazzarlo. Tu riconosci questi nomi? Ammazzarlo. Non stiamo andando ad ammazzare Shariar? Sì. È lui. No. Sì. Devi essere confuso. Ti paio confuso? Io l'ho visto, Shariar. Sì? Non è Omar. Quando mai cambiare nome è stato così difficile? L'ho visto. Sì. Avevo visto il pilota. Ero convinto che fosse Shariar, quindi... Quanto tempo fa l'hai visto? Un paio d'anni fa? Sì. Quando siamo scappati da lì? Se volessi far sparire Perché paio è entrata Ilona nel vostro 4-5 anni fa. Se tu volessi far sparire qualcuno e sostituirti a lui, quanto tempo ci metteresti? Una settimana. Ecco, Shariar è morto, Omar è vivo. Ed è quindi morto. Stiamo andando a uccidere la persona sbagliata? No, stiamo andando a uccidere la persona giusta. Ma Ron voleva uccidere Shariar. Non me ne frega un cazzo.
Ripeto, sei confuso. Li conosci questi nomi? Ti passo una lista, un fogliettino. C'è scritto la bestia, la volpe, il misero, il condannato, il folle e il vanitoso. Tira Culture, se ce l'hai. No. Allora, Culture su che cos'è? Ma visto che adesso mi ricordo di tutti gli addestramenti al tempio, non guadagno un punto di Culture? Dai, sì. Sì. Ma non so, ma io non posso prendere. Beh, questo è il merito di Claudio che mi ha fatto la storia, dove io avrei studiato un sacco lì. Quindi dai, vabbè, ma chi se ne frega, io non voglio avanzamenti. Un po' di calcio. No, comunque tutti i punti di esperienza che ho li metto in vista in tanto ho 4 dadi. Esatto. Non mi interessa, credo. Mi permette solo di tirare con 4 dadi. Aspetta. Tutti 6. Convinciti che se cadono sono tutti 6. Sì, ma accompagnali così li frutti. Sono tutti 6. Neanche uno. Forse uno. Non eri convinto. Te l'ho detto, non frustarli. Neanche uno. Neanche uno. Lo sentite? Sono animali. Anche se il folle. Il folle. Il condannato. Il vanitoso. Due. È un cane con lo specchio. Hai detto la bestia, la volpe, il mastino? No, il misero, il condannato, il folle, il vanitoso. Il folle l'ho già sentito. D'accordo, esatto. Ma non credo che sia importante al momento. Lo è. Prendi le icone e fanne il corrispettivo negativo. L'estremizzazione dell'oscurità che si oppone alle icone. Tipo l'esecutrice? No, una cosa un po' diversa, più estrema. No, l'esecutrice è ciò che i fanatici vogliono vedere in qualcosa che in realtà ha senso di esistere. Queste sono veramente... Sì, no, ho capito cosa intendi e ripenso al senza volto che veniva. Ok. Io, quando ho camminato nella mente di Omar, ho percepito in maniera ineluttabile la presenza del folle. Ovvero? Ovvero stiamo andando a scontrarci contro qualcosa che è pericoloso quanto il nostro amico Eric, o forse di più. Stiamo andando a scontrarci contro un'icona. Perché te lo dico? Perché me lo devi? Se non fossi stato maledetto da 17, Omar non sarebbe un problema. Beh, lo è. Non so chi sia 17, ma Omar. E se tu mi avessi ascoltato, Omar non sarebbe un problema con me. Zero, io so che non te ne frega un cazzo del fatto che io non ti perdonerò mai per quello che hai fatto. Ma te l'ho mai chiesto. Esatto, infatti. E infatti non ti sto. Non mi sto appellando alla tua natura migliore. Quello che ti sto dicendo è che hai lasciato un lavoro a metà. E di non conseguenza. Solo quello. Però questo lo finiamo. Perché io a Marlino lo lascio. Sono così. Solo 15 anni che te lo dico, ma meglio tardi che mai. Come preferisci tu. L'importante è che in quel Omar caso è sempre stato un problema. Di certo adesso. Anche quando non era il folle. Ricordi quando siamo stati attaccati da Shariar? Beh, sì. No, Shariar era il nostro asile, c'era attaccato. Sì, sì, era lui. Perché da Shariar. Ricordi qual è stato il primo istinto di colui che ti avrebbe dedicato il resto della sua vita a proteggerti e ad amarti per sempre? Io ero sul tetto, io ho visto tutto. Vedi, Zero, io non giudico le persone sulla base delle cazzate che fanno, altrimenti tu non saresti qua. Io giudico. Infatti non dovrei esserlo. Ma lo sei, perché quello che distingue me da te è che io, cerco di vedere quello che c'è nelle persone, non quello che manca. Hai molti lati positivi e molti di questi ti porteranno a diventare la creatura più potente e più importante di questo orizzonte. Ma anche tu spesso giudichi male. Tutti abbiamo i nostri difetti. Sappi che io continuerò a correggere i tuoi, o almeno quelli che ti lasci dietro. Trova i motivi che vuoi per fare quello che fai, fin tanto che quello che fai, quantomeno in questo momento, è orientato a risolvere questa questione, perché abbiamo motivi diversi, ma entrambi in questo momento lo vogliamo morto. E tu in questo sicuramente mi puoi essere d'aiuto. Mm-hmm. Ok,
chi è 17? Le prime persone che ho ucciso. Vedi che è arrivato un messaggio, okay, sempre sul pad. Sì. Sulla... Signore, il signor Gurbani sta facendo copie di archivi non autorizzati. Io... E vedi che c'è una lista di tipo funzionamento dei portali, perché è tutta roba nella memoria della nave. Certo. Tecnologia di fusione ibrido cibernetica. Ti ricordo che cosa succede ai ladri. No, che cosa succede ai ladri? Si tagliano le mani. Esatto. Ma io adoro questo genere di cose. Perché lui sta rubando. Ma lui non sa che io lo so che lo sa. Quindi adesso posso imbeccargli le cazzo di informazioni che voglio. E se ne pentirà amaramente in un secondo momento. Quindi gli dico di istruisco Bob di continuare a istruirlo su, cioè a lasciargli accesso alle informazioni, ma modificarle un minimo in modo che non siano funzionali e che inseriscano nei suoi sistemi nel momento in cui le copierà delle backdoor che noi possiamo sfruttare per accedere ai suoi sistemi. Entrerò nel suo tablet, nel suo pad, signore. Perfetto. E basta, ho parlato con Zero, quando prima di andarmene gli dico io comunque sono convinto che si possa ancora riparare quello che stiamo perdendo, ma questa cosa la facciamo quando Ron diventa meno paranoico e quando Omar è morto. Intanto vi arriva un messaggio di risposta, perché siete ormai nei pressi. Aspetta, quando lui esce dall'infermeria, sì. Samad, sappi che ci sono persone in questo orizzonte che sono specificatamente addestrate a fare quello che tu diventerai in grado di fare prima o poi, quello di cui ti ho sempre parlato, e sappi che lo prendono con molta convinzione. Devi esserne convinto, altrimenti non andrai molto lontano. Addestrate a fare cosa di preciso? Di cosa staremo parlando? Cosa vedi per me? Tu continui ad incensarmi di questo grande destino, ma è tutto molto vago. Sembra quasi la farneticazione di un integralista. Sappi che ci sono persone che sanno già quello che devono fare e che ci credono molto più di quanto ci creda io. Cosa devono fare? Hanno uno scopo comune o ognuno ne ha uno diverso? Ci sono persone che vengono riferite come chiamate i puri. Quello che ho capito a mio discapito troppo tardi, ma che alla fine mi ha condotto qui. È che la purezza è sempre relativa. Può essere puro se non toccato dall'oscurità, o se sei totale oscurità, sempre puro sei. Interessante punto di vista. Ti faccio di sì con la testa e ti dico ok, devo rifletterci seriamente. Esco dalla stanza. Ok. Il messaggio diceva? Dicevo che arriva un messaggio, è un video messaggio dove questo signore, oh là là, che si identifica come Cave Gurbani, si vede, vi dice che nella prossimità della Spira, quindi la parte alta della stazione di Coriolis, c'è un porto d'attracco più piccolo riservato alle navi dell'ambasciata, dove lui ha riservato uno spazio d'attracco per voi, dove la vostra nave sarà tenuta al sicuro, valutata, così da darvi il compenso pattuito. Però al contempo vorrebbe vedere Gurbani. Gurbani. Ma assolutamente. Quindi sì. Lui è SDB, non Lui è SDB. SDB. Lui è SDB, chi è? Abbiamo Rosve, invertito qualcuno. Rosve. Io. Rosve sì. Noi possiamo aprire un canale di comunicazione diretta?
Siamo ancora troppo lontani. Siete ancora troppo lontani. Non c'è ancora le comunicazioni su Bluce. Gli mando una... come si dice? Gli mando la... Puoi rispondere con un video. Sì, esatto. Esatto. Gli mando un video con noi, cioè me e Calvin, che facciamo... come va? Viva! I selfie. Gli mando anche i tracciati, come si dice, di... le scansioni della biometriche. Esatto, biometriche, in modo che si renda conto che è in salute, che, certo, che è lui soprattutto, che è lui, gli dico e gli scrivo che il signor Gavin è in nostra piacevole compagnia e si sta dimostrando un ospite modello. Domanda al master. Okay. La nostra nave, quella piccola, la Kajar, non c'è più, quindi non abbiamo più un'altra nave, non ho cabine di lusso, non abbiamo una navetta secondaria ormai, no avete sempre un hangar, quindi basta comprarla. No, certo, okay, però non posso prenderla nella notte e andarmene per andare su Dabaran alla casetta, purtroppo non abbiamo un mezzo secondario, quindi niente. Mi ricordo che una volta Imen ha preso uno scooter spaziale e andò a spostare la luna così, spingendo. Potresti fare qualcosa di simile. Era uno scooter tipo l'acqua scooter. No, perché adesso che mi ricordo tutto sono ancora più privo di emozioni. Che cazzo. Nel tutto tu, Gormani riconosce Seddighi, vedi che è un po' triste perché lo vede parecchio invecchiato. Ah beh, certo. E ti dice, guarda, noi ci conoscevamo a tempo, avevamo fatto l'accademia insieme, avevamo la stessa età. Beh, faglielo sapere, cioè 20 anni di differenza. Usare due parole per sì. C'è una notte però, no? Nell'arrivare fino a lì. Sì. Posso fare una prova di infiltration per entrare nella camera di Seddighi e mettergli una carica da qualche parte? Ok. No, Seddighi. Di no. Gormani, scusa. No, ma perché? Non faccio esplodere, per sicurezza. Io ho visto quando tu hai ricevuto il messaggio che stava scaricando tutta la roba illegale. Che si fa? I ladri si mettono cariche esplosive addosso e si fanno detonare a distanza. Ma l'ha visto? Eh? L'ha visto il messaggio? Lui? Penso che sia un influente comunque. Sì, è vero. Hai ragione. Lo sta facendo perché è una mera giustificazione il messaggio. No, ma proprio in generale, perché è una... Sa troppo. Sa troppo e non si sa mai che in futuro potrebbe servire farlo fuori. Ok. Uso ovviamente il mio potere di... oscurazione. Perché tu pensi di non avere una carica addosso? Io so di avere una carica addosso. Non sai dove, ma ce l'ha. E neanche Bob riesce a trovarla con le scansioni. Probabilmente Ron potrebbe essere l'unico che non ce l'ha, perché essendo esperto di tecnologia potrebbe trovarsela. Quindi anch'io farsi domande. Ho una carica addosso? Boh, chi lo sa. Diciamo che hai fatto bene a darmi feromoni. Vedi che Gormani fa un video abbastanza convincente, racconta gli ultimi eventi con una spiegazione parziale di quello che è successo. E tutti nel frattempo. Posso aggiungo Mystic Power al tiro? Tira Mystic Power, quanti successi fai aggiungi al tiro di Infiltration. Una storia abbastanza convincente di quanto è successo, anche se brevemente compressa, perché non vuole che questo messaggio sia intercettato da fonti non... Però con un vantaggio posso tirare un dado in più di là? No. Perché non ho detto un successo. Non vale niente il vantaggio. Un dado in più, non un successo. Il vantaggio è che ti accorgi di non essere oscurato. Perché sai, tu non è che... Ti... Altrimenti mangerò. Spingo. È bello, mi vieni bello. Che cazzo stai facendo? Zero. Oh. Cosa fa? Uno e tre vantaggi. Dai, due dadi. Dice una storia abbastanza convincente. Non scende nei dettagli, però. Come li tiro? Perché nel frattempo che voi arrivate, vedete che le navi dei Paria praticamente vi hanno quasi seguito. Negli scanner a lungo raggio, due successi. No, negli scanner altri 7. Sì, lo so, intanto due successi. Negli scanner a lungo raggio, vedete che le navi dei Paria vi hanno seguito. Ma ci hanno bloccato? No, a lungo raggio. Oh, okay. In realtà con quattro successi gli ho legato con lo scotch e non se ne accorge. Come un giubbotto esplosivo. Come nei videogiochi quando c'hanno tipo un oggetto di traverso dentro il corpo e si gira. Hanno un bozzo qui che fa quattro successi per andare brufolo gigante. Me lo ricordo. Che campeggia. Lo segno comunque. Carica Seddighi. No, Gormani. Inoltre, quando vi avvicinate verso Coriolis, vedete che
il blocco navale non era solo perché scappassero i... Certo, i rivoltosi. I rivoltosi, ma c'è qualcosa di ben più grave e grande al loro esterno. C'è la nave monarca. C'è la nave monastero che si sposta interamente insieme alla flotta dei paria. Quella che hai, ma non è quella mia. Nella... No. Quella era un altro tempo. Quelli sono gli zeloti. Quella in cui non far sapere al contadino quanto è buona l'antimateria. Quella è stata dei martiri, esatto. Cioè, al contadino non far sapere quanto sono buona l'antimateria con quella dei martiri. C'è la nave monastero che è una classe 6, neanche 5, Madonna, una classe 6. Fate conto che di queste classi navi monastero ce ne sono almeno 5 o 6. Beh, io una so questa... dove non è dei paraia, ma so che è quella degli zeloti. Del loto nero. Questa è l'unica di classe 6. Le altre di classe 5 praticamente sono delle piccole cittadelle che atterrano nella città di Zalos e sono il municipio della città. Capire quanto ma per loro il potere è importante. Rispetto a Coriolis, quanto è grossa sta nave? Allora, non è grande quanto Coriolis. No, d'accordo. Perché Coriolis, lo dite, è grande quanto una piccola isola. Ma sopra Milano oscura tutta la zona del Duomo? Sì, tranquillamente. Anche Sforzesco? Cioè, se è una piccola... Se Coriolis sì. Se Coriolis è una piccola isola, sta qua, sarà un quartiere. Sarà 2-3 chilometri come lunghezza di nave. Una piccola cittadina. È una piccola cittadina. In fin di conto è una classe 6, ho detto. Le 5 sono un municipio e sono una cittadella. Certo. Mm-hmm. Quindi è una via di mezzo tra la 5 e la 6, quella del loto nero. No, una 5. Una 5 perché c'era il monastero. È come quella che avete incontrato fuori dalla stella di Amura, quella che c'era la nave della legione. Okay. E infatti c'è un sacco di navicelle che gli orbitano intorno, perché questa è una nave piena di anni. E un sacco di contadini. Ma... lo chiedo loro, cosa possono volere i paria? Penso vorranno prendere l'esecutore e portarlo a casa loro. Sì, vuol dire che è su Coriolis e stanno cercando qualcuno. Vogliono fare l'attacco alla... prendi Osama, ammazza Osama. Beh, direi che non sono cazzi nostri. Nel frattempo... No, nel frattempo sono riusciti a costruire almeno un paio di siluri. Un paio di siluri, scordatelo. Non ci vogliamo una settimana. Uno sì, però. Uno da. Mezzo. Tre giorni sono passati. Ah, giusto. Ma abbiamo iniziato già da prima del salto. 4 giorni. Così poco tempo. Manca la testa. E ve l'ho detto, per pompare ci vuole l'antimateria. Se trovate dell'antimateria, il siluro ve lo fa in una giornata. Abbiamo il pappagallo. No, il pappagallo serve. Eric non può produrre dell'antimateria. Il pappagallo non. Ilona. Non lo trovate. Cosa vuol dire? Sei... Sì. Visto che sei... Dov'è il pappagallo? Bravo. Dove l'avete lasciato l'ultima volta? C'è nell'equipaggiamento. C'è un pappagallo boom. È un pezzo di pappagallo a testa. I talismani. Pappagallo è intelligente e vola. Hai mai provato questo? Sì. Che cos'è? Un coso da tatuatore. Gli hai perso un pappagallo antimateria. Perché tu hai una penna da tatuatore? Me la sono fatta costruire da Bob. Ah, ok. E cosa... Potresti farmi questo? E ti faccio vedere tutte le sacre scritture. Oh, che bello. Sì, io intanto spendo... 5 dark point perché sparisco. Questo il pappagallo. Questo nell'ultimo giorno, perché sarebbe 3, ma ne spendo 2 in più perché è un oggetto un po' più grande. Io nell'ultimo giorno, se lei le va bene, mi faccio tatuare su più parti del corpo possibile le sacre scritture. Ok. Sì, lo tatuo. Va bene. Fa una prova, giusto per sfizio, vedere quanto vengono bene. Sì, signore. Dov'è il pappagallo? No, ti ho dato. Il pappagallo. Signore, c'è una cosa più urgente di cui le devo parlare, signore. Aspetta, che è una cosa importantissima. Vediamo come mi ha fatto i tatuaggi. Ma di scrivere tagline. Su Agility. Devo fare un tiro su Agility. Può aiutarlo la cosa medica. O... Non ce l'ha la cosa medica. No, la cosa medica della stazione, della ma nostra nave. In realtà l'avreste dovuto far fare dalla stazione medica, che è un braccio meccanico che era perfetto. Sì, no, in realtà voglio che la stazione medica aiuti lei, perché lei scrive i talismani e io sono feromonizzato anche, che non ce n'era bisogno perché comunque zero... Che ti viene fuori tipo la Lua di Munch invece c'ha della Luna, c'ha il Luna visto la verità, non importa, tanto lei tatuava cose a cazzo e per me funzionavano uguale, scriveva destrezza ci sta. Lei sui talismani scriveva Mattel e funzionavano, perché io l'ho usato 2 volte e hanno funzionato. Se li il famoso Don Mattel. Se li fate effettivamente nel Talisman Maker su di lui. Io anch'io ho Talisman Maker. Va bene. Stavo io ho Premonition. Non sai come andrà male.
Abbiamo due talismani che se andate, se andate nella nella cappella, no. Okay, ma la stazione medica, sì. Cioè effettivamente il ma io non voglio che lo faccia il braccio robotico, voglio che lo faccia lei. Esatto, però allora tira così, viene una merda, però, sei, con tosse. Talisman Maker entrambi sei. Combo. Però, ma dove te lo fai tatuare? Tutto il più possibile. Principalmente tutta la schiena, è tutto bene. Ci sono gli specchi. Ma non importa, tanti suoi funzionano uguali. Disegna il tris. Aspetta, io ti do anche il talismano per farlo. Ci scrivo scemo chi legge i caratteri cinesi. E siamo nella cappella. Va bene. Perché sì. Stiamo facendo una roba sì, che sì. È semisacra. Candele, incenso. Ah, tu vedi che adesso sotto al messaggero c'è una grossa attacca. Con la spada unidimensionale. Non erano quelle persone morte. Ho fatto un 6, vedi? Vabbè, il tatuaggio l'ha fatto. Non è il tatuaggio da cui andresti dall'artista a farti certo. Fare, è funzionale. Funzionale, funzionale, va bene, che sto disegnando. Quindi sono diventato John Wick veramente ora. È vero? Eh sì. Sottolineo face John Wick. Signore, c'è un forse un problema più urgente. Grazie. Eh sì. È la prima volta che Eric è nella sua stanza. Non mi avrei dato più vantaggi con doppio talisman maker. Sta braccina corte. Sì. Sta in posizione fetale a cantilenare. Vado. Metto la giacca che non è in realtà. Ok. Vai solo tu? Io vado quando me lo dice. E se l'ha detto solo a lui? No, no, non so chi era con lui. Beh, chiedo perché io, succede. Perché dopo aver... Loro due erano a fare il tatuaggio. Se non sono con Eric, sono con qualcuno di loro. Mm. Quindi. Vedete che Eric è in un angolo della stanza, nell'angolo più protetto possibile... per evitare che come un bambino che è stato picchiato e nell'angolo a proteggersi io mi accovaccio per fare cioè, per essere meno aggressivo possibile faccio giudice. Tutto bene il giudice è venuto dove? Scappare no non morite. Ah, bene. E su questa nota bellissima. Sì, perché siamo un branco di sfigati. Sì, è vero, non è che siamo chissà che poi, cioè, per dire... No, siamo dei poveri stronzi. Esatto. E invece dei giovani minchioni siamo i poveri stronzi. Che bello. Ho bisogno di una matita, prenderò da qui. Ah, io ho cambiato la mia relazione con Samad, che è diventata Samad, si trova un bivio tra potere e follia. E a sto punto io devo cambiare la mia relazione con Eric... scusa, con Ron. Ecco, ormai queste cose ci crede. E... si è interrotto Claudio. Ma intanto iniziamo di... Uno, ci siete. Ci siamo. Avete superato delle difficoltà? Sì. Ho aiutato la Cirma a raggiungere il suo scopo. Direi di sì. Io no. Beh, ha aiutato la ciurma a raggiungere il suo scopo. Facendo i miei tatuaggi a me, proteggermi dall'oscurità. Ora che sono puro. Avete messo te stesso o la ciurma in pericolo a causa del vostro problema personale? Sì, sì. io no. Però. Io non ancora, ma la prossima. La prossima, io sì, stavolta. Beh, quando andiamo da Omar, ne metto 4, tipo. Però adesso no. Avete imparato qualcosa su voi stessi o su un altro personaggio? Sì. A meno che sei, tu hai imparato a essere imparato. Cazzo. Sì, ho preso un misto di culo. Io tra l'altro ho 3 relazioni più o meno che si sono avverate in contemporanea. Micchia. Quindi me lo segno bene. Cioè, avete sacrificato o rischiato qualcosa per il vostro compagno? Io sì. Ho sacrificato lui. No, sì. Perché beh, oddio. Il mio compagno è lui. Io ero disposto a uccidermi per non fargli del male. Il mio compagno è Eric, io mi sto mettendo in pericolo sì. Per tenerla in sì, tu hai voluto l'antigelo con Eric. Allora, io non so se... Io vabbè, ho tirato fuori l'oscurità da lui, però, cioè, rischiato... Cioè, era una situazione rischiosa, però... Sì, era comunque una situazione rischiosa. Cioè, se non rischiosa riuscivi... sarà quando dovrei diventare 100% puro di oscurità per combattere. Di luce. Se non riuscivi a... In realtà, la cosa bella è che sono io quello puro di luce, perché sono 0 corrotto adesso e tu sei già tipo al 70%. Quindi te viene più facile essere full corrotto. Ma controllarla. Avete agito un accordo con le vostre icone. Tu sarai quello scuro e in realtà io sono quello di luce. Ci devo pensare a sta cosa, perché mi sa che è possibile... Allora, io sono full. Non so se ho agito...
in accordo con la mia icona. In realtà no. Allora, il tempo proprio. Oh sì. Beh, io ho cercato la... Io ho dato le informazioni a Gurbani soltanto, cioè nel senso, ho dato le informazioni, una buona parte delle informazioni a Gurbani che voleva per poter avere accesso ai suoi sistemi. Io non solo, io ho scommesso di fidarmi di tutti loro quando tutto mi diceva che non avrei dovuto. Certo, tanto Gurbani gli esplode la testa. Ma perché? No, per adesso no, tra un po'. Prima fatti pagare. È chiaro. Almeno. Sì, ma poi non voglio, cioè nel senso, vabbè, cazzo ne so. Tu non sai che gli ho messo una bomba. Allora non dirmi, tanto poi muore. No, no, lo so. Tu non sai che gli ho messo una bomba, quindi probabilmente mi dirai che ha rubato i piani, ma tu sei stato così intelligente da farglielo così, e poi tu me lo dici, io lo faccio saltare. Ah, hai capito quello stronzo? Ha rubato i piani, esatto. No, basta, zio. Schiaffo sulla mano per il detonatore, devi smettere di far saltare la gente. Ma poi dove trovi tutte queste cariche? Cioè abbiamo una cosa che può creare le cose. Cazzo, è vero, è ancora più facile. Ecco dove è finito il pappagallo. Pappagallo. Il trita rifiuti è stato trasformato. Allora, io sono completamente full di esperienza e penso che prenderò... Allora, una cosa, un talento, sono 5. Il talento secondo livello mi ha detto sono 6. Il talento al terzo sono 7 o sono tipo 8, 9, 10, giusto per capire. Sì, lineare. Poi ci mettiamo d'accordo perché io prendo un talento da 5, che probabilmente il nome sarà talento. Talenti sono da 5. Ma non esiste. Ah, ok. È tipo talismano vivente. Ok. Mi sono dato tutto che per rendere più difficile l'oscurità. Io voglio rimanere puro al 0%. Puro allo 0%. Al 100%. Puro allo 0%. Sì, allo 0% l'oscurità. Cioè. Esatto. No, è puro anche al 100%. Da quello abbiamo deciso. Ah, in quel senso, sì, certo, è vero. Perché in realtà io spero vivamente, Robè, che alla fine della campagna, se qualcuno sbaglia così, si scopre che in realtà Samad è quello che è puro, ma al 100% di oscurità. Mentre Zero, che è quello che in teoria tutti dicevano è il primo a venire corrotto, sarà quello più puro di tutti, cioè lo 0%. E poi magari io sono al pieno del 100% di oscurità, ma sono gentile, mentre sono psicopatico. E cioè sono in realtà puro. D'accordo, io vabbè, poi vedrò. Allora vi chiederò a voi se sono stati in accordo con il messaggero, che è da un lato una testa calda che gli girano i coglioni in 5 minuti e dall'altro quello che porta i messaggi alla gente. Io portare messaggi non li ho portati. No, secondo me tu sei stato in accordo con il messaggero per un motivo, perché tu per una volta hai avuto un contatto diretto con il messaggero e gli hai chiesto di recapitare un messaggio a chi era importante per te. E soprattutto con la cosa cioè quando la cosa della spada sull'icona del messaggero, cazzo, se non è andare a recapitare un messaggio quello, infatti spada anche figurato, cioè vuol dire I'm coming. E comunque c'è la fessura, lui ha capito esattamente pregando lì che entri in sintonia con le icone, che le tacche di Zero non era né la gente che ha ucciso, era la gente che ha giurato di uccidere. Ok, il mio rapporto con Ron diventa questo. Ron deve sopravvivere perché farà quello che io non avrò il coraggio di fare. Anche perché tu sai che una volta che hai ucciso Shariar è finita, cioè nel senso, io ciao. Faccio quello che mi dite perché non me ne frega più un cazzo. No, ma il discorso è questo. Io voglio che Omar muoia, non perché io voglio che... ma perché lui deve essere libero da questa condanna tremenda. Ma io non riuscirò mai a ucciderlo. Ti assicuro che io lo faccio. Ecco, ed è per quello che tu devi rimanere vivo. Io cambierei quella di Eric. Perché non ha più senso. Infatti. Perché io dicevo, Eric sarebbe il miglior pilota del mondo se sobrio. In realtà sarebbe l'oscurità se sobrio. Quindi... Eric deve rimanere ubriaco. No, perché in realtà adesso... Bello. Zero teme l'oscurità dentro di sé. Perché se non la può controllare probabilmente ammazza Samad. Ma in quella degli altri non gliene frega niente perché può ucciderli. Anche quella da 98 milioni. Non lui, magari Samad però la può uccidere. Quindi secondo me Eric può controllarla. Posso insegnargli a controllarla. Samad può insegnare a controllarla. Può controllarla, tra parentesi, con l'aiuto di Samad. Io invece metterò con Eric... Sono stato capace di vedere il buono in tutti, ma non in lui. Tra parentesi, sono uno stronzo, tipo, cioè nel senso, sono stato cieco davanti alla luce che c'era in Eric.
Ok. Sì, perché, perché c'è quel punto di luce che vedi ignorare. Zero, Zero non pensa assolutamente più di poter controllare l'oscurità, per quello si è fatto tatuare talismani su tutto il corpo, perché sa di non poterla controllare. Sembra un'ottima idea. Perfetto, quello che avete ascoltato era Coriolis. Coriolis! Coriolis! Torniamo settimana prossima. Traduto bene il torniamo. Torniamo. Torniamo settimana prossima con un'altra puntata di Coriolis, in cui scopriremo se il giudice annienta la talisman. E così e tanti saluti. Ma a proprio adesso vi avevo chiesto al costruttore di fare delle cabine di lusso. Eravamo tanto così dalle per farmi perdonare di aver ucciso, cercato di uccidere Omar. Eravamo a tanto così. Ti avevo chiesto di rifare le cabine di lusso, ma... E dai, che settimana prossima guarderemo il passato di Eric. Ok, quindi forse sopravviviamo una settimana in più e poi, poi la settimana dopo... Poi, quella dopo, si lui è l'antimateria, fa un culo. Capita. Antimateria e martiri. Sì, sì, le ossa di martiri, perfetto. C'è le ossa legate, sai tipo le bottigliette si mette alle cose degli sposi? C'è le ossa. Ma se io fossi morto, potevo usare le mie ossa per fare le cose di materia, più o meno erano martiri. Certo. Il golem d'ossa è fatto d'ossa, quando lo uccidi rimangono le ossa. Dicevo, allora, è una lunga storia questa. Sì? Sì, comunque ci potete ascoltare sempre in diretta il venerdì sera su Spreaker o su Facebook in video. Yes. Ci potete guardare su YouTube, ci potete trovare su fumblegdr.it, che è il sito dove c'è anche lo shop dei nostri giochi. Fino a domenica 2 giugno compresa. Le spedizioni sono gratuite su tutto quello che comprate. Comprate! Approfittatene. Dove altro ci trovate? Su iTunes, Google Podcast, Spotify, in Russia, in Brasile. Andate ad ascoltare SideQuest, un po' perché è un bel programma e un po' perché c'è la puntata in arrivo sul playtest, yes, di Not The End, che è diverso dal playtest di Not The End che abbiamo fatto con Coriolis, quindi così vedete l'evoluzione in corso del prossimo gioco di Fumble. Ci siamo trovati a giocare, Fabio non poteva, non ha potuto all'ultimo per un contrattempo, abbiamo detto facciamo il background di Ariuna, cioè in realtà il flashback in cui abbiamo giocato una delle sue memorie, anche perché in questo modo non abbiamo fermato la storia, perché le cose che avrebbero scoperto i personaggi le abbiamo anticipate in una specie di taglio registico, quindi la storia non si interrompe, voi approfondirete delle cose, scoprirete delle cose e le scoprirete narrate in un sistema che abbiamo sperimentato. Adesso per ogni cella che compie dell'alveare c'è un'ape che gira per la stanza. Assolutamente sì, chiaramente. Non morite tutti. È un calabrone, è un calabrone giapponese, purtroppo. Esatto. Per quello non c'è Gianni. Esatto, assolutamente sì. Beh, l'abbiamo invitato a giocare. E che altro? Beh, niente. Noi ci ascoltate il martedì in differita. Perché esatto. E il mercoledì giocare. Trovate invece Epoca, che stanno giocando all'unico anello. Insomma, non potete cacare il cazzo. Tutti i giorni c'è diciamo qualcosa da ascoltare. Davvero. Praticamente sì. Ci sentiamo settimana prossima, sempre di venerdì, sempre su fumblegdr.it o qwerty.it o tutte le altre cose che ho già detto e non andrò a ripetermi perché buonanotte! Sono tante. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. 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 Buonanotte.